Signori, benvenuti, benvenuti, benvenuti a questa nuova sessione di Dice Games Italia. Il mio nome è come sempre qui, Tuano8, e quest'oggi, ragazzi, siamo tutti qui riuniti per la terza sessione, nella realtà la quarta, ma la terza dopo il Character Creation e il World Building, di Vampire the Masquerade, quinta edizione, Catena di Comando. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, perché abbiamo un time schedule oggi, dobbiamo finire entro mezzanotte precisi, quindi via che si va, diamo voce a tutti gli altri orribili signori che mi accompagnano questa sera. Ciao a tutti, Claudio Malgrado non si vede, eccolo lì, a posto. By the way, ti è dal cellulare. Tia non so che fine abbia fatto. È dal cellulare, cioè sul pollice, dai. Esatto, credo che semplicemente sia il culo che abbia sul pollice. Perché sei dal cellulare? Perché ha fatto sistemare il computer. Non ha il computer. E quindi il computer non funziona. Ecco, commenti, cioè veramente aggressivo, dal cellulare. Guarda, si scherza un passato, cazzo. Ragazzi. Dico, dagli un'ora e lui starà dormendo. Sì. Dormi sicuro? Dorme sicuro, ma sicurissimo proprio, ragazzi. Quindi, buonasera. È disgustoso. È disgustoso assai. Sta già dormendo. Sta già dormendo. Quasi quasi mi eccito. No, no, no. Non incominciamo, grazie. Quindi, buonasera, buonasera a tutti quanti, ragazzi. Gli appunti ragazzi della scorsa settimana, guardate qua che bravura. Madonna, che bella persona. Che bravo. Che prende gli appunti, invece che perfetto. Voi, merde, merde protoniche. Accenderà la luce perché sono bella persona, sono anche bella. No, Edo, per sicurezza partirò io direttamente con riassunto della settimana precedente per velocizzare tutto, perché abbiamo tempo fino a mezzanotte, purtroppo anche stasera dobbiamo un attimo stare nei tempi burocratici, quindi non perdiamo ulteriore tempo. Ora, la volta scorsa, quindi nella puntata di Catena di Comando 2, e mannaggia la puttanza, ho appena notato che non si era refresciato giusto la dicitura su Twitch, grazie mille Twitch, che non prende le cose giuste, grazie Twitch. Quindi Nico, scusa al volo, mentre sistemo qui, riesci a fare te un riassunto della scorsa puntata, mentre finisco di sistemare Twitch? Sì, tanto alla fine... Dai, tu che hai appunti e ti ricordi qualcosa. Nelle puntate allora, eravamo wow. No, ragazzi, ho veramente l'appunto, infatti non mi ricordavo un cazzo, ho riletto e mi sono ricordato tutto. Bravo, hai fatto grandi. Bene. Capisco che ho preso gli appunti, se quell'altro evita di andare a pescare gatti in giro, cioè, ecco cosa significa andare a pescare pussi nel vero senso della parola. Letteralmente, letteralmente, è anche vabbè, donna. Eravamo vicino... vicino a Monumentale, no Monumentale, scusatemi, vicino a Parco Sempione, vita tra sessione dal Mastino, che era il sire di Bulldog. Mentre siamo lì, fondamentalmente non troviamo nulla se non un cane gol che fa una brutta fine, perché stranamente mi fate triggerare di nuovo. Stranamente. Ah, parentesi, Luca, mi sono reso conto che ti avevo scritto un messaggio, ma non l'ho mandato a te, quindi adesso te lo rimando immediatamente. Luca è verde, okay, non è più verde. Mentre siamo lì, comunque, troviamo su una bacheca una cosa molto importante, che ci sono questi tre bigliettini che sono sbirro, vice, collegati tra di loro, e sopra c'è un altro con scritto Emanuela forse sa. Detto questo, facciamo partire una figata che è il Memoriam di Edo, l'avevi fatto partire tu, se non sbaglio. Yeah. Che è quando appunto il personaggio di Edo, Artemis, aveva conosciuto Ludmilla Fiorentini, mm-hmm, che era il suo sire. Quando con Ludmilla Fiorentini, quando col sire, il mio ingresso, esatto, il mio ingresso alla società. Sì, esatto, Ludmilla e Fiorentini ha fatto l'ingresso in società e ha avuto modo di conoscere Emanuela, la bruca, no? Era, non sbaglio. La bruca, che sì, è l'arpia della corte di Vienna. Esatto. Abbiamo giocato al Memorial, dove io appunto interpretavo Ludmilla e Robin interpretava il Mastino, e Tia interpretava il fratello maggiore di Claudio, e se stesso, e invece Edo interpretava se stesso 7 anni prima. Fatto sta che lì incontriamo il principe Cavour, c'è cioè Vittorio Alfieri, lo sceriffo, eccetera eccetera, vediamo che comunque è una bella cazzuta l'Emanuela, e vediamo che è una donna comunque con questi piercing, questi tatuaggi particolari, e capiamo un attimino dove sono le zone dove potremmo incontrarla. Torniamo ai giorni d'oggi e
vediamo, lei aveva, scusate, mi aveva tatuato sul collo il simbolo, se non sbaglio, di una candela con un serpente che si avvolge intorno alla candela. Esatto, e girovagando per Milano arrivano poliziotti, casini, però stranamente Pia non fa disastri. Riusciamo a scoprire che li risolve. Sì, li risolve. Vabbè, quelli che ha causato lui. Esatto. Capiamo che c'è una discoteca di Milano, il Nepenta, che ha lo stesso simbolo. Mm-hmm. Andiamo a fare una serata in questa discoteca qua, e in mezzo a deliri, alcol, droghe e ciucciamenti vari, vediamo che c'è Emanuela, cambiata, mm-hmm, diciamo, esteticamente, solo di capelli e vestita in maniera un attimino diversa. Io vado ballando in maniera molto elegante. Me lo ricordo ancora. Verso di lei e ci facciamo riconoscere, mentre abbiamo lasciato Cali che stava parlando col fratello. Noi siamo saliti nel, chiamiamolo così, privé zone uffici della discoteca. Certo. E se non erro, dopo ci aveva raggiunto anche Tia. Non mi ricordo. No. Era peggio di così. La differenza è tutta qui. Mentre voi tre state per parlare sia, esatto, con Emanuela che... Io mi ricordo che c'erano troppe e Tia in bagno. Il, sì, Tremer, cavaliere... conosciuto anche precisamente, andiamo a riprendere il nome per Cavaliere Torremani, sì. Torremati, Torremati, che vi ha condotto nel privé per essere subito, sì, dopo raggiunti da Emanuela. Torremati. Questo, il nostro caro Cali è andato in bagno a rinfrescarsi e mentre era in bagno qualcuno gli ha afferrato la testa da dietro e l'ha, diciamo, sospinto verso il vetro. Dicendo... Fanculo, fece di merda, progenie di antidoto. Dopodiché, presa la testa, la sta velocemente impattando verso... Progenia di antidoto? Progenia, che è il sire di Claudio Malgrado. Malgrado tutto. Malgrado tutto. Poteva andare peggio. E in realtà ci sta molto per... Potevano esserci le tre suore con lanciafiamme, come avevo il detto. Il sire di Tia si chiama Antidoto. Sì. Antidoto. Beh, il tuo si chiama Mickey Mouse, ascolta, Adesso capiamoci. Avevo sempre capito questa roba qua. Antidoto ha un nome fichissimo, stronzo. Ludmilla, che cazzo vuoi? Ludmilla Fiorentini, Lady Ludmilla. Il classico nome di una Fiorentini è Ludmilla. Putrella si è voluta. Brava. Però è vero, Putrella adesso anche lei sta avendo sospinta piano piano verso... La testa. Ok, voglio semplicemente sapere una cosa. Partiamo prima con chi sta facendo la riunione. Anzi, no, lo decido io. Dopodiché ripasseremo subito. Iniziamo prima dal privé. Nel privé, come ho detto la volta scorsa, ci sono seduti, vi hanno fatto accomodare Emanuela e il cavaliere Torremati, che... vi hanno invitato a sedervi per discutere amichevolmente. Master, scusa, mi avevo chiesto... Sì? Non ho la matita. Oh, vabbè, bonde. Avevo chiesto, se vi ricordate, scherzando, sì, ma alla fine me l'aveva data, la password del wifi. Del... Sì, certo. Che è dietro al menù. Esatto, cioè, ricordate che l'ho detto. Cioè non... La password è il menù. Domanda, perché su qua è importante per collegare il tutto. Mhm. C'è un sistema di telecamere dentro sta roba qua disgustosa? Testo di tecnologia, prego. Perché se c'è, io mi gusto la scena di Tia. E non dici niente a nessuno, ovviamente. Cioè... Io vedo cosa... Dubito che nei bagni ci siano le telecamere. Ma insomma... Nella parte centrale, magari. Allora, io ho un tuono in tecnologia, perché l'unica cosa in cui sono veramente... In fondo è un ritorno di vampiri... Che non è così strano ipotizzare che ci siano delle telecamere anche nel bagno. E l'ha fatto Edwin sto posto? Più o meno. Potrebbe allora, starci, io ho fatto 1, 2, 3, 4 successi. Comunque per chi ancora chiedeva se... chi diceva che era sbagliato la descrizione di Twitch, basta refreshare, ragazzi, e trovate quello giusto. Oh, dai, su. Quindi, quanti successi hai fatto? Quattro successi. Io mi metto il mio computerino nell'angolo e smanetto un pochettino. Voglio un attimino vedere
com'è la situazione. C'è un circuito di telecamere interne che però mandano su un cloud per depositare tutti i video registrati, ma tecnicamente è molto privato e molto scollegato per il resto. Quindi 4 successi sono necessari per entrare, solo che scoprirai tra un pochettino quello che effettivamente riesci a fare con i tuoi 4 successi. Ora, in tutto questo, Emanuela, con il suo sorriso amichevole, vi domanda che cosa posso fare per voi. E io mi alzo per andare verso Emanuela. Gli avevo detto che baciavo la mano sempre 10 centimetri a L'unica cosa che gli ho sinistra. insegnato io a L'unica Millenium. cosa imparata in tutto questo tempo. 10 centimetri, cazzo, 10. 10 centimetri. Precisi, eh. Infatti, Emanuela è stupita, allo stesso tempo un pochettino imbarazzata forse da questa così profonda Una etichetta da cosa parte mi ha di insegnato. un uomo così, di un canita così burbero di aspetto. Però ti sorride amichevolmente e ti dice: ah, abbiamo un galantuomo, che Mi non hanno insegnato le buone maniere, o meglio, me le ha insegnate il mio sire, soprattutto nei vostri confronti. fa. Ah, il mastino, quella cara persona. Già, è proprio per questo motivo che siamo qui. Oh, e come mai? Qui posso fare qualcosa per voi rispetto al povero Mastino? Quando è l'ultima volta che ha visto il mio sire? Se posso chiedere. L'ultima volta che ho visto il Mastino, non più di una settimana fa, credo, mi pare che fosse venuto qui per chiedermi se sapessi qualcosa sul nostro caro Antonio Alfieri, lo sceriffo. Sullo sceriffo, quindi. Perché Sì. è successo qualcosa allo sceriffo? Voi siete stati fuori dal giro nell'ultimo periodo, avete seguito le direttive del nostro caro principe e Ovviamente. io veramente mi sono sfondato di World Sì, proprio io faccio. Lei ti guarda e fa World of Warcraft. Sì, Guarda il eh. Tremere, guarda il Tremere. Il Tremere scuote il capo impercettibilmente, dopodiché ritorna a guardarti. È poco importante i giochi del mio Senta mostrare regno. particolare Scuoti il capo perché io posso sapere tutto quello che hai fatto ogni secondo della tua giornata. Senza uscire di casa. Magic. Hashtag Guarda, magic. Stavamo parlando dello sceriffo. dov'è il tuo immagino capo? che Mickey Mouse ti abbia scelto apposta per queste tue caratteristiche. Scusa un attimo. Come si suol dire, sono Zaki, brutto, ma guarda che buono. non mi sono dimenticato quello che è successo, poi ne parliamo. Adesso stai zitto. Aspetta, voglio farti una bella foto. Ok, ti guarda e fa: beh, mi aveva chiesto rispetto allo sceriffo perché nell'ultimo periodo, come si suol dire, la corte è diventata sempre più ristretta qui a Milano. Mentre il nostro caro principe Cavour dichiarava la quarantena, alcuni di noi hanno preferito portare avanti le loro attività, considerandole assolutamente necessarie per la salvaguardia di Milano, come per esempio il nostro caro sceriffo, la sottoscritta, il qui presente Torremati, custode del vecchio Elysium, ma soprattutto di Beltrame. Non so se vi ricordate, non so quanto avete frequentato la corte camarillica di Milano. Master Beltrame? Beltrame, informazione abbastanza gratuita, era il siniscalco Nosferatu del principe Cavour. Non si mostrava mai con il suo vero aspetto, se non in rarissime occasioni. Era solito presentarsi come un semplice segretario.
con il vestito appuntato, tutto messo bene, come un semplice segretario di qualsiasi... Sì, un contabile potresti definirlo, sebbene in realtà solitamente era parecchio ingobbito e la maledizione dello sferato gli aveva procurato una metà del volto un po' cascante, quasi come se la pelle si fosse parzialmente sciolta. Alcuni lo chiamavano scherzosamente fantasma dell'opera, che brutto. Però Beltrame solitamente preferiva indossare una maschera tipica della tradizione italiana. Sì, è vero, ce l'avevi spiegato nel Memoriam, che era quello con la maschera ben fatta. Esatto, ben... esatto. È risaputo che era fatta la maschera bellissima, quella sì. Che l'ha messa esatto, nel Memoriam. Esatto. Ma quindi uno sferato? Sì. Era uno sferato. Era, si sapeva che era deforme di volto, però lui solitamente si muoveva sempre con una maschera, se doveva presentarsi a un qualsivoglia incontro della corte. Ed era appunto il siniscalco del principe Pavour. Dio, ricordami da player perché ho un problema a ricordarmi cosa cazzo faceva il siniscalco. Il siniscalco nella camarilla è colui che praticamente fa da vice del principe, si occupa di tutti gli affari burocratici per lui, organizza solitamente la sua agenda. A differenza del custode che si deve preoccupare solo dell'Elysium, il siniscalco ha proprio il ruolo di preoccuparsi dell'agenda politica del principe, diciamo, okay. Per organizzargli proprio, è il suo braccio destro, letteralmente, o meglio, è il braccio destro politico, lo sceriffo è chiaramente ancora Beltrame, c'è ancora come siniscalco di Cavour. Tu glielo chiedi, Zaki? Sì, no, anzi, io da non sferato. Tu non lo sai. Non lo sai nell'ultimo periodo in cui sei stato? Tu hai cercato informazioni solo... Che c'è. No. Allora, sul secondo, volevo... Allora, questo qua volevo attivare. O informazione clandestina, certo. O istruzione dei migliori. Che sono entrambi risonanze, come cazzo si chiamano, di... Scusami, sono le mie sapienze di tenebra, ambrosiane. Ambrosiane, certo. Sì, di ambrosiane per la precisione. E per sapere appunto non solo quindi diciamo essendo uno sferato ma anche per sapere se ancora il siniscalco è di Beltrame è ancora il siniscalco non so se è ancora il siniscalco di Cavour. Ok, allora anche scusa da clan se c'ho qualche cosa qualche nozione particolare che non sono intenzionato. Cioè, se c'è una cosa che voglio sapere io di mio, che lì inizio col computerino o dimmi tu che cosa. O che allora, informazione craccata alla comunità dei fan di Ambrose. Una volta per storia può ottenere nel giro di 2-20 euro un'informazione conservata online riguardante qualsiasi mortale. Questo è il punto 2. Sostenitore accanito. Se Ambrose ha insegnato qualcosa a vampiro è che la camarilla ha ragione e la maschera è vitale. Segue religiosamente i suoi consigli su sicurezza e sotterfugio, ricavando la conoscenza dei migliori nascondigli condivisi della città. Bonus di un dado per trovarli. Il personaggio non dispone di bonus se il dominio è prevalentemente contrario alla sua opinione o politica o filosofica. No, in realtà a Milano diciamo la filosofia ambrosiana è abbastanza è morto, Dio. Presente. E pure usare vuoi vedere che non ha attaccato il cavo per... No, certo. Ok. Quindi, ti è difficile, effettivamente. Potresti iniziare a cercare qualche informazione. Il problema è che il tuo maggiore contatto di Nosferatu che usa internet è proprio Mickey Mouse. E due live fa, tu hai provato a contattarlo e lui ti ha chiuso il contatto improvvisamente. Infatti, Mickey Mouse non sono intenzionato a contattarlo. Mi ha fatto capire che non devo contattarlo. Conoscendolo, mi contatterà lui. Ok, comunque, al momento, a meno che non trovi informazioni che sono carti volanti. Edo, ti ho dato le informazioni necessarie per sapere il siniscalco. Zaki, se vuoi sapere, se vuoi chiedere del siniscalco a lei, a Emanuela, puoi farlo. Emanuela, io avrei un'informazione da chiedere su Beltrame. Beltrame fa parte del mio clan.
Certo. Sono molti anni braccio destro del principe, lavoro. Volevo sapere se aveva delle informazioni in merito, poiché non posso rivolgermi al mio sire. Allora volevo sapere se un altro fratello del mio clan fosse disponibile a darvi delle informazioni in merito. Le sarei molto grato, se vuole ballo anche un po'. Ti guarda, ti sorride come se stesse sorridendo a un bambino a cui sta per dare una brutta notizia e fa: quanto io ne sappia, Beltrame. No, ho capito. Esplichi il... Diciamo che, se ben ricordate, il nostro caro principe chiese di entrare in quarantena quasi 2 mesi fa, giusto? Sì, corretto. Certo. Un mese e mezzo fa, Beltrame scomparve improvvisamente. Alcuni dissero che, come molti, aveva sentito il richiamo degli antichi e che le voci l'avessero fatto partire. Ora, non era di tale avviso il nostro caro Alfieri, lo sceriffo, che decise di iniziare a indagare, in quel senso. E scomparve anche lui. 3 settimane dopo, anche lui è scomparso. Ora, Bulldog arriva qui chiedendo del suo sire, il mastino, che dopo di lui si era messo sulle loro tracce, e adesso del mastino non si sa più nulla. Io non le ho mai detto che il mastino era sparito. Se mi stai chiedendo di lui, c'è un solo motivo per cui la sua progenie viene da me a chiedere dove si trova il suo sire. Mi sono svegliato dopo un lungo riposo ed era giusto chiedere alla persona che ritenevo più vicina, magari, o quella più informata. E allora diciamo che semplicemente da una settimana a questa parte del mastino non so nulla. Da più di 3 settimane dello sceriffo non so nulla. Da un mese e mezzo del sinistacco non so nulla. E guarda verso Artemis. Io non so più nulla neanche della mia cara amica. Io... Mi permetto di farle un'altra domanda, mi scusi. Scusami, Artemis. No, bloccati. Pensateci un secondo. Passiamo in un certo bagno dove una faccia impatta contro il vetro. Da qua me la voglio proprio vedere. Cali, cosa fai? Guarda un po'. Non dico nulla. Cali? Dimmi tutto. Come cazzo osi anche solo presentare la tua fottuta faccia qui? Dove sono? Sono in un bagno. Sei in un bagno? Sei contro uno specchio e qualcuno ti sta urlando addosso mentre con una mano ti sta tenendo premuta la faccia verso lo specchio. Guardo nello specchio e vedo me stesso. Ciao. Vedi te stesso e parzialmente nel riflesso ti sembra di vedere un uomo di bell'aspetto, parecchio abbastanza muscoloso e ben vestito, con la mascella volitiva e perfettamente squadrata. Amico, io non so niente. Tia, per l'amor del cielo, bella l'idea, ma l'audio è pessimo. Ok. Grazie. Amico, io non so niente di questo antidoto. Lasciami. Mi stai facendo male. Ti dà un cazzotto. Prova contrapposta. Ok, aspetta. Dovete tirarmi, ragazzi. Te tiro io, basta che mi dici le tue cose. Ok, mi tiro un cazzotto, lo prendo in faccia, non c'è bisogno niente di prendere. Sei sicuro? Guarda che almeno devi tirarmi in costituzione, sennò non assorbi un cazzo. Ah, ok, va bene, allora tiriamo per schivare, via. Ok, la tua scheda? Su
ce l'ho io, ce l'ho io. Dimmi cosa devo tirare per schivare. Ma in questo momento in realtà sei abbastanza fermo, quindi io ti direi rissa più costituzione, perché in realtà quello che dovresti fare è liberarti in qualche modo dalla presa. Perfetto. Due dadi. Due dadi? Due dadi. Let's do this. Vai. Uno, successo. Nose. Va bene, va bene. Te ne ho fatto uno, Tia, e l'altro era c'era vicino, era quasi sei. Quattro successi. Dove? Okay. Non è uscito qua, menti. Io li vedo. Eccolo, quattro successi, sì. Quattro successi, ti è andata bene che il secondo... non ho avuto un secondo a dieci. Con un successo riduci di uno il mio montare di successi, lui ti sta prendendo a pugni, quindi non aggiunge niente, sono danni contundenti, quindi danni letali che tu riduci automaticamente. Quindi ti fa solo una ferita superficiale. Ti colpisce con un pugno nello stomaco. A che rigetto niente, perché non ho niente da cui ho mangiato, esatto. Quindi faccio... Amico, io mi chiamo Cali. Buongiorno, tu come ti chiami? Lui solleva un altro pugno e lo cala brutto. Fermo! Fermo, comando. Tira per risveglio, un dado. Tira per risveglio. Sette. Però questo giro non stai avendo a che fare con un semplice e disarmato, potremmo così dire, mortale. Quindi andiamo a pagina 255 del manuale. E andiamo a vedere, livello 2, tu hai usato comando? Sì. Che è, quindi, mesmerismo, puoi impartire ordini complessi, giusto? No, è proprio comando. È livello 1. Ah, livello 1, ok. Pensando di ottenere l'obiettivo, il vampiro può impartire un comando, una singola azione, non più di una breve frase che viene obbedita alla lettera. Deve essere possibile completarlo in un solo turno. Deve fare la prova del fermo! Questo è gratuito, effettivamente. Per i 7 dei dadi mi devi tirare carisma più dominazione contro intelligenza più fermezza. Ti va bene, porca puttana, è tipo un barile di intelligenza questo qua. Cosa devo fare? Quattro dadi. Allora, sì, quattro tiro dadi. Di risveglio quindi non serviva? No. Ottimo. Il tiro di risveglio in realtà non serviva. Quindi non è mai servito, ragazzi, il tiro di risveglio? Mi dispiace. L'ultima volta? È andata. È andata. Io ho fatto un successo. Ok, e quanti dadi devo tirare, Tia? Carisma più dominazione. 4? Sì. Due successi. Ok, lui si ferma. Io esco. Lui si ferma dal darti un cazzotto. Tu fai per raggiungere la porta, dopodiché lui ti carica. Fermo. Tu apri la porta. Di nuovo. Di nuovo. Fermo. È qualcosa di meraviglioso che non ci sia io in mezzo. Quindi tu ti giri di nuovo. Tra l'altro vedi, adesso, è proprio... È un 3 stella, ragazzi. È il classico belloccio. È più di 1,80 m. È azzurro. 1,90 m. Con capelli biondi. È azzurro. Tutti fonati. È inutile che descrivi. È azzurro. Completamente. È azzurro. Sì, è azzurro. Pensa che ti sta picchiando azzurro. Prego. Io faccio un successo game. 4 ancora. 2 successi. 3 successi. Si ferma di nuovo. È uno stop motion. Sta facendo... Chiudo la porta a chiave. A chiave, sì. È un bagno. Tu chiudi la porta. Ma io sono prima al dramma di chi è? Chi è? Azzurro. Se non glielo chiede. Quindi la cosa buffa adesso è che prendo un tizio a casa e gli faccio comando. Vieni qui e tieni la porta. Vieni qui. Tieni la porta. Aspetta però, per farmi fare qualcosa più lungo di un singolo turno, dovresti usare il potere di mesmerismo 2. Ah, ok. Vabbè. Ce l'hai? Tieni. No, te lo faccio solo semplicemente tieni e me ne la vado. Porta inizia a scuotersi, qualcuno sta provando a uscire. C'è gente lì vicino, ma sai che durerebbe veramente pochi secondi questa tua... niente. Poi metto, mi confondo dentro la folla e ciao. Tu ti confondi proprio, sei confondibilissimo tu. Va bene, guardi un altro povero Cristo e gli dici tieni la porta. Lui arriva, tiene la porta.
Test contrapposto di il tipo che non si aspetta nulla contro il tipo che invece sta spingendo apposta, che lo ribalta, lo butta indietro, tu ti sei allontanato solo di pochi passi, il tipo apre la porta, ti guarda e fa fermo lì! E comando. Lo dico io fermo. No, 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 comando, te lo usa lui adesso. Viva Eventru. Numero uno. Quanto hai di... Fermo, fermo, aspetta. No, non c'è il risveglio. Perde persuasione più dominazione contro intelligenza più fermezza. Devi fare intelligenza più fermezza. Ok, 6 dadi, Edo. Ok. Porca puttana, 6 dadi? 3 successi. Ciao. No. Allora. No, ho detto io fermo a te e si ferma lui. Quanti successi? 3. Merda! 2 no. Fermo lì! Nope! Troviamo un attimo nel privé. No, aspetta. Arrivato nel privé, corro al privé. Eh sì. Tu non sai dove sono andati loro? Hanno detto che andavano al privé. Chi te l'ha detto? Quando? Poi. Ma quando? No, no, lì. Nessuno, loro no, tu eri... Zaki non ti ha detto nulla apposta? Esatto. Tardi. Veramente non dici nulla a nessuno. Premonizione. Adesso cioè, non state a dare colpi a me, che adesso manca solo che anche Tia mi si... cioè, manca solo questo. Chiamo la polizia. Tra l'altro, ragazzi, ho controllato, nessuno dei tiri ha innescato qualcosa con i dadi fatti. No, no, ho guardato anch'io. Ok, ritorniamo nel privé. Nel privé voi dovevate chiedere, fare delle nuove domande. Chi va? Dai, vai Artemis, poi chiedo io. Beh, mi sembra ovvio che siamo qui per indagare la recente scomparsa di tutte queste figure. La spiga, come non ricordarla? Lo stesso principe Cavour vi ha elogiati. E Ludmilla sta bene, signorina Emanuela. Ne sono terribilmente contenta. Sarebbe terribile se la mia cara amica venisse in qualche modo ferita dagli avvenimenti odierni. Sarebbe una grave perdita per la città, certamente. Assolutamente. Ma immagino che abbiate quindi già parlato con il principe. Una delle domande era appunto che volevo chiederle, signora Emanuela, se il principe è disponibile e si può contattare in qualche modo. Bella domanda. Pensavo che vi avesse chiesto direttamente lui di indagare, come aveva chiesto allo sceriffo di indagare su quanto era accaduto al Siniscalco. Diciamo che siamo stati catapultati in questa divertente indagine per colpa del sire di Bulldog, o per merito del sire dei Bulldog, che ci ha contattato poco prima di andare ai materassi, credo sia il termine tecnico. Sì, comunque si può contattare il principe o no. In questo ultimo periodo il principe è diventato problematico. Come potremmo definire il principe? Problematica, fino al momento è rimasto molto come attratto, incuriosito da un particolare angolo della stanza che stava guardando in maniera molto fissa. Si riscuote, vi guarda come se si rendesse conto per la prima volta di avere ben 4 persone attorno, si riscuote e fa: definirei il principe nell'ultimo periodo paranoico oltre ogni limite, ha impedito qualsiasi ritrovo dell'Elysium e se questo non bastasse ha limitato qualsiasi suo contatto solo tramite alcuni suoi servitori. Posso fare un tiro di intuito per cercare di leggere il Torremati? Cosa io vorresti capire? Lui? Vorrei capire i suoi reali sentimenti. Okay. Io lo sto analizzando bene mentre parla, per capire se è risentito da questa cosa, preoccupato,
schifato. Vai, fammi un test. Magari sei stato da qualche parte di strano nell'ultimo periodo. Cioè... questo, mentre fai il test, Zaki, te stai vedendo, sei entrato nelle telecamere e stai vedendo qualcuno che sta inseguendo Cali in mezzo a un belloccio proprio, che lo sta inseguendo in mezzo alla folla di persone, mentre Cali cerca di arretrare in maniera scomposta andando a sbattere ai varie persone del locale. E è un uomo, no, che lo sta inseguendo? Sì, 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 chiaramente. Allora io chiudo il portatile. Ok. Lo metto via. Apro la porta. Chiudo. Vedo la scena, cioè immagino di vedo che sta... Arriva effettivamente nella sala da ballo principale. Perfetto, sbraccio, cerco di farmi vedere da Cali. Cali, voglio vedere se lo noti. Ora, la difficoltà è bassissima, basta un solo successo. Ce la puoi fare. Beh, cosa dovresti usare secondo te, scusa? Prontezza? Sì. E? Allerta. Sopravvivenza. Allerta. Sopravvivenza mi piace. Va bene. Sopravvivenza. Quanti dadi sono? 5. 3 successi. Ok, noti chiaramente lui, ma in tutto questo... Vabbè, aspetta. Quanti successi ho fatto? 3. In questo modo, se ho fatto con sopravvivenza e intelligenza, l'ho visto e ho trovato anche il percorso più veloce per arrivare da lui. Non è intelligenza, è prontezza. Vabbè, prontezza. Sono pronto ad andare in mezzo alla gente e saltare in braccio. Dietro di lui, questo belloccio che lo insegue. Pochi metri, in realtà. Infatti, quello che ti chiedo è perché lui praticamente si lancia verso di te, Cali, per abbraccarti. Quando inizierà a salire le scale, sì, però per il momento mi sta ancora raggiungendo le scale. Quindi... Sai che bello se tu potessi mettere tipo la musica, tipo la cosa jump, 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 e adesso tutti iniziano a saltare, diventa un casino seguirlo. È vero, sarebbe stato interessante prima, cazzo. Ci potevo stare. Però doveva entrare allora nel no, computer casino, del DJ. Ma poi secondo te conosco quelle canzoni lì, ci mettevo le Kate Hall. Puro puro, piri piri puro, puro puro. Puro puro puro. Tia. Mi fai un test per, immagino, schivare l'abbrancaggio brutale del povero tipo? Sì, protezza. Destrezza, io direi. Ma io sono pronto. Certo. Ma è tipo che lo con furtività. Chi lo sa, non lo puoi sapere, Zaki, però ti ha subito, ha sentito il tentativo di utilizzare una disciplina sopra di lui. Ah, ok. No, però nel senso io lo sto dicendo da... Gli ha usato addosso una disciplina. No, lo so che ha usato, non abbiamo visto un qualcosa che sicuramente ci fa immaginare che è un vampiro. No, la dominazione alla fine è uno di quei poteri molto facili per passare sotto la maschera. No, ma più semplicemente se non sta prendendo umani e li sta lanciando in giro. No, non sta facendo niente di così. Non è te. E te avresti già iniziato a lanciare umani. Ovvio, avresti fatto un Malkavian fuori di testa, un paio di gente a lanciare in giro. Furtività me lo fai fare? Per schivare? No, atletica. La famosa furtività della discoteca. Atletica o sopravvivenza, guarda. Sopravvivenza anche ci potrebbe stare, semplicemente perché lui è abituato a stare in questi locali. 4. E quindi a farsi la strada tra la folla. Lancia 4 dadi, mentre io... fare, volendo. Ehi, ma perché? È giusta la macro? Ahia. Un successo. Cado. 2 successi. Il tipo proprio all'altezza delle scale ti abbranca, ti prende, ti butta a terra e inizia, vedi che con la mano sta cercando di raggiungere il tuo volto per afferrartelo proprio. E ti ha continuato a borbottare qualcosa di più. Sto di merda, sto di merda, non ti meriti, non ti meriti nulla. Ovviamente intorno alcuni si stanno impanicando e vedi Zaki davanti a me, no, sta cosa comunque. La sicurezza si sta avvicinando. Io faccio così: lasciati stare, non mi stuprare. Io mi metto in mezzo. Lo riconosco, riesco a capire di che clan è o che cosa. O chi è. Oddio, è etichetta. Lo so, il problema è che non è un membro importante della setta.
Quindi per te sarebbe molto difficile conoscerlo. Quindi è tosta. Intanto, Master, non vorrei dire, ma fin dalla compagnia di Netto sappiamo che il superpotere di Naux è sopravvivere. Hai ragione, immagino. Esatto. Mi ha ingerato un punto salute. Etichetta non ho un cazzo. Super tank, Super tank ci dice l'Inquisizione è arrivata a Milano. Cos'è, intelligenza più etichetta? Sparire, quindi tirerai quattro dadi su intelligenza. Mattoni portati nella torre d'avorio. Cos'è, intelligenza più etichetta? Per forza, ragazzi, purtroppo è etichetta. Ma dove è etichetta? Non so più che etichetta, ragazzi. Galateo. Galateo, scusa, mi sono confuso. Galateo. Ah, ok. Questo lì, che cazzo è etichetta? Pensavo fosse una specie. No, mi sono confuso, errore mio. Ed è, non è neanche così, non sono tantissimi, però posso fare qualcosa. Posso anche c'è sempre il critico, eh. Ma c'è anche il critico bestiale. E visto che ne ho due già. Esatto. Guarda che mi richiamo. Che culo. Due successi. Che culo che c'è quell'uno lì. Allora, secondo te, allora, non lo conosci, non sai chi è, però da come si comporta, dalla sua massa che sta aumentando, cioè proprio vedi come un pochettino come se la sua presa si facesse man mano più salda. E vedi la camicia sotto che si sta tendendo. Secondo te, così giusto per sapere, sta usando potenza del sangue? Ok, quindi è un vampiro. È abbastanza sicuro adesso. Tu non lo sapevi ancora. Potenza del sangue, anche un vampiro non giovanissimo. No, potenza del sangue è inteso come potenza. Ah, ok, scusami, io pensavo. No, non una potenza di sangue, ma com'è che è incremento di statistica? Ho capito che sta usando una sua disciplina o qualcosa. Ah, no, si sta pompando. Non mi viene il termine in quinta, che è quello proprio per pompare gli attributi fisici. Sì, comunque questo, non la potenza di sangue, non il rossore, ho capito, ci sta mettendo la vita nel braccio. Esatto. Ok. Finché non arrivo li butta fuori che io sono molto intelligente e guardo il tipo, sì, e visto comunque sono migarlino faccio cagare, comando, cioè, fermo, no. Posso capire che Cali abbia fatto qualche una delle sue stronzate, ma non ho fatto niente io. Ero in bagno io. Ci sono 5 buttafuori enormi che stanno arrivando. C'è su Emanuela che sta vedendo questa scena. Per questo sono sceso. E come vedi sono sceso io, che sono uno scricciolo, appunto perché non vogliamo. Piuttosto vieni su e lo gonfi di botte, fai quello. Se scende il mio sire invece. Non è un compromesso. Persuadere, ok. Hai abbassato un sacco la difficoltà perché hai toccato le corde giuste. Mi fai persuadere almeno. Più convincere. Sì, direi che persuadere. Ma non ha toccato le mie corde, cosa stai dicendo? Sì, le tue non le ha toccate. Persuasione più convincere o persuasione più intimidire? Puoi usare persuasione più, direi, convincere o intimidire anche. Funziona bene in questo giro. Allora, persuasione più intimidire, mi hai detto? O convincere. Convincere quant'è? Non molto, credo, perché tu non sei proprio il personaggio sociale, però. Non male. Il comando chiama polizia si può fare? Come vedete non sono proprio le mie skill più totali. No, infatti. Se tipo guardo uno e gli faccio... Io la chiamo. No, buono. Gli dai l'ordine, chiama la polizia. Due successi. Adesso c'è l'azione di Nico. A una casa. C'è l'azione di Nico. Un cazzo con Malcavian. Io porto disastri. C'è l'azione di Nico prima di tutto. Uno dei tipi prende il cellulare. Ma tesoro, se tu chiami la polizia, io sono lì davanti. Cioè, ti sento che glielo dici.
se no, fosse, no, gli senti sussurrare chiama polizia un tipo a fianco e il tipo prende il cellulare, cioè imbambolato prende il cellulare e inizia a comporre. Boh, allora io vado vicino, abbraccio il tipo, lo abbraccio proprio. Ok, fai perdere il tempo necessario per far finire il comando. Infatti ti guardo, cioè, ma che cazzo vuoi? Ti allontana, Zach. Mi va benissimo, mi va benissimo che mi allontana. Infatti non lo mordo, niente, l'ho abbracciato. Sì. Adesso sono il tuo sire, perché? Perché ti ho appena abbracciato. Okay, ma non funziona così. Ferma, si guarda attorno, effettivamente sono comparsi tre tipi della sicurezza, uno più grosso dell'altro, che, e lui si blocca, e, ma in realtà più che guardare i tipi della sicurezza, alza lo sguardo verso la vetrata del Pride, dove effettivamente Emanuela si è alzata, è andata con sempre un sorriso sornione alla vetrata e sta guardando esattamente verso di voi. Il tipo apre le mani, lasciando quindi andare la presa su Cali, e si alza e borbotta qualcosa di incomprensibile, soprattutto per l'alta musica, e si allontana. Hai visto Cali? Ha palesemente detto fermo! Si gira, non lo vedi più negli occhi, merda. Allora andava bene quello di prima, perché stavo correndo in un'altra direzione, mi ha provato a farmi fermo mentre stavo perché tu ti sei girato per lanciargli fermo e lui era proprio lì pronto in quel momento a lanciarti comando. Cali, fermo, sta succedendo un casino qua. Non è vero, non è vero, sto facendo un casino. Ma cosa, no, non c'è più. E tu riesci ad abbassare leggermente ancora l'audio della musica? L'Araldo è scomparso. È bassissimo. Sono scomparsi tutti. Il sinistro è scomparso. E dove sta il problema? Ma cosa cazzo dici? Ti prego, sì. E tu, fratello, dalle parlami. Ti membra che vuoi fracassare di botte. Non c'è più, è andato via. No, lui se n'è andato, il tipo se n'è andato, si è allontanato. Ciao, tipo, che ti sei allontanato. Cali, andiamo su, per favore. Grazie. Minosse, di che generazione siete? Se non erro qui te di dodicesima, mi pare che sono tutti di dodicesima, se non posso. Quello che c'ho, Cali, mi devi un favore. Hai notato come solo Zaki è venuto ad aiutarti? Un gardino di tutti, non si è fatto. Io sto andando già avanti, non l'ho stato ascoltato, sto lì. Faccio una foto anche a te, faccio Cali. Così. Probabilmente Cali per come si è anche messo in posa un secondo. Cioè si gira, si mette in posa. Ok, entrate nel privé. Vedi Emanuela che sta battendo con il dito sopra il dorso della sua mano un lieve cenno di io avevo attesa fatto e fastidio. Edo, scusa, io avevo fatto un tiro tempo addietro. Vai tu e non vado io con domande. Boh, io avevo fatto 4 successi. Non ti sento. Come non mi senti? Sei mutato. È impossibile. No, non è mutato. Non va proprio l'audio di Edo. Ha abbassato l'audio di tutti, mi sa. No. E non ti si sente. Però mi si sente in live. Non ti sentiamo. Fantastico. Non c'è la campanella del muto qua sopra in alto. Su Edo. Ah, non so. Prova. No, no. Ora mi sentite? Yes. Allora si era imbambolato Discord perché in live andavo. Cioè questo è bello. Quindi boh. Strano. Io avevo fatto 4 successi per leggere il Tremere. Sì, in realtà sì, esatto. Per Tremati, quello che vedi è che non po' di fastidio. Non vedi rabbia rispetto a quanto ha appena detto. In realtà quello che ti sembra di capire da questa persona è la sua effettiva proprio stanchezza. Stanchezza nella voce, stanchezza nell'aspetto, la sua difficoltà nel restare completamente attento a quello che sta succedendo. Beh, essendo lui il custode dell'Elysium, comunque ha un po' è sparito il siniscalco con il principe che è impazzito, diciamo, che è super paranoico.
cade un po' su di lui, sulla sua, sulle sue spalle. La gestione. Va bene. Solo che appena aveva finito di parlare, e Manuela si era alzata per arrivare alla finestra, lui è tornato a guardare quell'angolo in alto a destra della stanza. Di nuovo con le dita incrociate, le mani incrociate davanti. Serio, però come se fosse in qualche modo attirato da quel punto in particolare. Guardo verso quel punto in particolare. È un qualsiasi punto buio della stanza, non c'è letteralmente nulla. Vado verso Torre Mati e faccio. Deve essere stancante portare avanti le sorti della città da solo, cavaliere. Si riscuote nuovamente, di nuovo, come se veramente non si aspettasse di avere persone attorno. Si riscuote, ti guarda e fa. È effettivamente molto stancante nell'ultimo periodo. Guardo verso Emanuela quando dico questo. Perché secondo me c'ha qualcosa al cervello, il povero Tremer. Qualcuno gli ha fatto qualcosa al cervello. E siccome è qua con Emanuela, io guardo verso Emanuela quando dico questo. Per vedere se c'ha qualche risposta a quello. Beh, che ho detto. Emanuela sembra essere decisamente più interessata a Zaki e a Kali che stanno rientrando dentro. Sorride a Kali. E... io volevo fare un paio di domande, Luca. Ciao, ma no, in realtà per ora gli sorride e basta. E si avvicina a Kali come per salutarlo, come se fosse un amico. Kali, per te questa è una prossima come le altre che ti chiedono tanto della roba? Sì, sì, infatti l'abbraccio, le do un bacio sulla guancia e faccio. Ciao Emma, come va? Tutto bene? Tutto bene la volta scorsa? Piaciuta la roba, eh? Cosa c'era in quell'altra roba? Beh, io mi siedo, non dico niente. Ti dà, ti accarezza leggermente la guancia, dopodiché ti invita a sederti anche te e si rivolge di nuovo verso Bulldog. Io sono di fatto in mano che... sto scrivendo tutto e Edo, fai il test intanto. Giusto, il test giusto di? Un paio di domande, Manuel. Come quello prima. Ok, quindi 7 di 10. Hashtag tutto bene, dicono. 4 successi, 5 successi. Tutto bene. Dimmi, Bulldog. Allora, giusto un paio di domande ancora, Emanuela, poi ce ne andiamo se gli altri non hanno domande. Prima parlavi di... sono educato fino a un certo punto. Dudo, però per favore, in fretta, cioè, dai. Non siamo prima parlava di come lo sceriffo, il cavaliere, Sinescalco e lei vi stavate muovendo per la salvaguardia di Milano. Che cosa intendeva? Ah, semplicemente, sebbene il principe temesse i movimenti dell'Inquisizione, noi ritenevamo che metterci a dormire e lasciar fare senza nessun controllo, nessuna supervisione agli anarchici fosse quantomeno sconveniente. Non lo ritiene anche lei? Giustissimo, assolutamente. E... per quanto riguarda invece Bulldog, che è venuto qui a chiedere dello sceriffo, volevo sapere se non erano due chiedere. Quella che era l'informazione che lei ha riportato a Bulldog riguardo lo sceriffo, se l'ha indirizzato in qualche luogo. Potremmo cominciare. Dire poche cose al nostro caro Mastino. Tu sei Bulldog. Scusate. Diciamo semplicemente che per quanto ne sapessi io, il nostro caro sceriffo Michele Antonio Michele, era molto interessato a scoprire cosa fosse successo a Beltrame e fosse indeciso a muoversi per trovarlo senza risparmiare nessuna energia. Secondo quanto mi disse lui, lo stesso principe gli aveva chiesto di farlo, sebbene dietro
richiesta di uno dei suoi sgherri, dei suoi servitori, neanche direttamente si era scomodato il principe. E quello che aveva indirizzato è che forse Beltrame potesse essere scappato via perché aveva sentito il richiamo, oppure perché magari gli anarchici si erano mossi con maggiore, come posso dire, arroganza, soprattutto dopo che Antidoto e guarda Cali, beh, quasi 3 mesi fa è passato zitto zitto agli anarchici. Cosa? Ecco dove va. O meglio, solo 3 mesi fa il principe scoprì che Antidoto era passato agli anarchici. Ma io ritengo che fosse in combutta con loro da almeno qualche anno. Il principe, nella sua lungimiranza, decise di nascondere queste informazioni. In fondo, Antidoto era il primogene Valcadian qui a Milano, e una sua defezione non poteva che mostrare il polso debole che il principe Cavour aveva sulla situazione. Oltre a Cali fatto, realizza che il primogenito è diventato lui. No, non lo sei. Assolutamente no. Assolutamente no. Nice. Nice try, Cali. No. La sua testa è così, però. Sì, sì, può essere tutto quel cazzo che vuoi nella tua testa. E vi guarda e dice: ovviamente, chissà quante informazioni sulla corte ha rivelato Antidoto ai suoi. Non a caso, nell'ultimo periodo abbiamo dovuto abbandonare tutti i rifugi più conosciuti, tutti i luoghi di ritrovo dell'Elysium più conosciuti. E lo stesso principe è entrato in una latitanza forzata. Alcuni addirittura dicono che in realtà la questione della seconda inquisizione sia una mera scusa. Quindi, ah, e mentre Antidoto veniva scoperto, una delle fruste dello sceriffo veniva uccisa. Il sire del caro infante che hai poco fa incontrato, Cali. Ecco perché ce l'aveva con me. Ne ha tutte le ragioni sotto alcuni punti di vista, sebbene io non ritengo, non ritengo, sì, ma le colpe, i crimini non ricadono sui figli. Ti adoro per quanta saggezza ci sia in questa. Si avvicina, prende la testa di Cali in questa testa vuota. Miau. Dopodiché ti mette un dito sulla fronte e ti allontana, cioè, ma con forza, senti proprio con molta forza, proprio potenza 5 sulla sedia, proprio tenuto fermo sulla sedia. Mi salta una vertebra, tipo. Ma come sulla fronte ti salta una vertebra, tia? Per una pressione in faccia, quindi ci può anche stare. Va bene. Dopodiché si rivolge a voi. Avete qualcos'altro da chiedermi? O a me o a Torremati? Che è successo? Vero. Quello che ha aiutato, effettivamente, Artemis, è che lei, rispetto a Torremati, sembra quasi avere l'attenzione e la cura che potrebbe avere una specie di badante, arriveresti a dire. Cioè, ogni tanto lo guarda, vedi che ogni tanto gli pone una mano sulla spalla con dolcezza, proprio esattamente quello che potresti vedere in una madre verso un figlio, in un figlio piccolo, o in una badante verso un povero anziano. Io mi alzo. Considerando che la tua vicina è una simpatica vecchina con la sua badante, certo. Sai di cosa stai parlando, esatto. Di cosa sto parlando. Io mi alzo. Tiro fuori una
una bottiglia che ci sarà sul tavolo, suppongo, essendo questo Sì. il privé. Non so neanche di cosa, probabilmente di sangue strano. Suppongo. È un rosé. È un rosé. Faccio proprio, mi avvicino a Manuela, le verso un po' di vino nel bicchiere, un po' di quello che è nel bicchiere. Sì. Faccio. Lady Emanuela, ovviamente sono sempre tutto posato, senza molte. Non lascio trapelare molto di quello che penso e quello che Ok. faccio dal mio movimento. Possibile che ci siano stati altri strascichi dall'addio alla Camarilla da parte di Antidoto e guardo verso Torremati. Anche lei guarda verso Torremati, si rivolge verso di te. Credo che sia abbastanza irrispettoso da parte sua insinuare una qualche mancanza nel nostro caro custode. Al che, una volta chiamato, Torremati per un secondo si distrae, ritorna a guardare verso di voi, si sorride Artemis. Ma un sorriso di circostanza, niente di più. Dopodiché si ridistrae nuovamente. Proprio si sorride per cortesia e si Io ridistrae nuovamente mi attorno a rigiro te. verso Manuela, alzo un sopracciglio. Non di meno, la attuale condizione del nostro caro amico, il nostro caro cavaliere, è forse influenzata da Antidoto, o forse dal richiamo. A quanto pare lui, più di tutti noi, lo sta sentendo chiaramente. Così mi dice. Vero, Torremati? Torremati si desta nuovamente, si volta verso di voi. È strano. Io sono sempre stato abituato ad avere a che fare con qualcosa più grande di me. La piramide mi dà la sicurezza e adesso queste mie sicurezze sono come svanite. E ogni tanto io è come se sentissi. E ritorno con lo sguardo a fissare nell'angolo in alto a destra. Emanuela si siede sul divanetto. Come vedete attualmente, la corte di Milano è forse composta in maniera stabile dalla sottoscritta. E quindi non è che io possa fare molto nelle mie condizioni. In fondo sono solo una pia e non ho il potere necessario. Lord Agius, Maitremer non hanno un antidiluviano. Che richiamo sentono? Giustissima domanda, ma il richiamo non è degli antidiluviani, è dei Matusalemme. Esatto. E anche il clan Tremere Ah, un ha dei Matusalemme. Matusalemme. Ne ha quattro, forse. Quarta generazione, pochissimi, Sì. pochissimi, ma presenti. Credo che in vita siano in realtà rimasti due o uno. In realtà devo leggere bene alcuni aspetti. Però tecnicamente anche loro hanno due Matusalemme. Senza considerare, ragazzi, che il clan Tremere ha tecnicamente rubato il suo potere al clan Salubre. O meglio, è diventato ciò che è diventato tramite il sangue del Salubre. Salute. Quindi in realtà non è neanche detto che non siano gli stessi Matusalemme salubri che possono influenzarli. È molto interessante, molto ancora vago. Ci vorranno probabilmente un po' di tempo prima che World of Darkness dia maggiori informazioni rispetto a ciascun clan nello specifico. Per ora Certo, ci siamo basati su dopo circa 10 anni e passa che io. sono ancora decidendo la storia. Io comunque a queste parole di Emanuela mi si drizzano ancora di più le orecchie. Parecchio di più le Ce l'hai lunghissima in Sì, realtà. mi sono tipo delle orecchie da coniglio ormai. Pare giusto. Mi siedo, mi verso un po' di vino anche io faccio. Certo, con il siniscalco sparito,
lo sceriffo sparito. Il custode presente ma distratto. E il principe in uno stato di paranoia, ma quello che ci avete detto forse... Pensavo che in realtà mi avesse direttamente parlato lui della situazione. Sapevo che aveva una buona fiducia in voi. Infatti l'idea sarebbe di andarlo a trovare, è che abbiamo seguito gli indizi fino a lei, Manuela, che evidentemente sembrerebbe avere più polso sulla situazione. L'unica cosa che vi posso dire è che potreste avere a che fare con alcuni suoi lacchieri. Immagino soprattutto quel Davide Rigoni. Se... Davide... Se vi recaste al castello scozzesco. Sebbene lì non si tengono più da tempo ormai le lisi, non si tenga più lì. Il museo che è lì presente è ancora sotto le attenzioni del principe. Io mi alzo, mi sistemo, faccio come dimenticare il luogo del nostro primo incorso, del nostro primo incontro. Poi mi abbasso, le faccio il baciamano da 10 cm, la guardo e faccio mia lady. E spero che... chiaramente che la nostra cara Milla si palesi presto a noi. È una speranza che condividiamo in molti. Bulldog. Sì. Ti prende, ti porge la mano e tu rimani ai proverbiali 10 centimetri. L'unica cosa che tu conosci. Io credo che tu abbia ancora una domanda da farmi. Qualcosa che magari pensi che non sia così importante, ma che vorresti domandarmi. Mi sorprende, Emanuela. È una domanda che vorrei farle, ma non so io che sa lei. Mi dia pure già la risposta, allora. Adesso leggete anche nella mente. Non ho di quelle capacità, però posso sicuramente affermare, come il nostro caro Bulldog si chieda se il suo sire è ancora vivo. Ma non c'è dubbio che il mio sire sia ancora vivo. Posso dare questa conferma. E vedi che fa, che indica con un cenno in fondo al privé, dove c'è una bacheca chiusa da una lastra in plexiglass con alcune bottiglie di vetro dentro. Che tu diresti di vino? Potresti intuire che sia di vino, ma alcune di queste sono di un colore nero, pieno nero, mentre le altre sono comunque di un colore rosso. Vedi? Il suo sangue è ancora intero. E per quanto mi possa dire Ferremati, in un momento di lucidità, quando mi capita ormai, vedo, è il sintomo che ha ancora lui vivo. Ma quando quella bottiglia diventerà nera, nera come le più profonde tenebre, sappi che a quell'ora noi avremo perso entrambi una persona cara. Quindi dobbiamo agire in fretta, avete capito? Guardo gli altri. Oh. Io sono già sulla porta e faccio: non capisco ancora cosa stai aspettando. Abbiamo un incontro a palazzo. Io stavo ascoltando la musica. Quindi Emanuela esci. Esco, prendo la giacca, Emanuela, grazie. Esco. Zacchi, anche te esci? Sì, sì.
Io vado giusto più la vicina e faccio una Mickey Mouse, bene. Vedi che guarda un'altra delle bottiglie sulla mensola e fa: per il momento, se la magia del nostro caro Tremera ancora funziona, Mickey Mouse è qui. Top. Notare che io non ho neanche chiesto il mail. Top. Sì, se lo vuoi faccio top. Lei ti guarda e fa top. E vado via. Rimane solo Cali. Emanuela si alza, dà un calcetto al puff dove si è sdraiato Cali. Gli dà proprio un calcetto. E lo fa volare di 15 metri. No, gli dà un calcetto. Dopodiché gli prende con il dito, glielo mette sotto il mento. Avete presente nell'incavo che c'è sotto il mento? Sì. Perché gli mette il dito in quell'incavo. Che male. Lo mette lì e lo solleva. Lo solleva di peso. Ti solleva di peso. Ti mette in piedi, Cali. Dopodiché ti rassetta un attimo. Ah, Cali. La tua famiglia, la tua stirpe è maledetta. E antidoto, forse il più maledetto di tutti noi. Però, se vuoi sapere, se vuoi avere il parere di una persona ormai vecchia di questo gioco, forse dovresti parlargli. Ti dà un'ultima sistemata e con un su si ti spinge fuori. Ok. Tia si sta addormentando letteralmente, ragazzi. Io lo so che si sta addormentando letteralmente. No, sto pensando. Sì, certo. Lo dico sempre anch'io. Il fatto che sto solo meditando. Che il suo sire fosse un anarchico. Sì, ma è quelle piccole informazioni utili. Quindi, uscite fuori dal locale? Io sì. Sì, usciamo. Uscite fuori quando locale, esci, uscite fuori dalla cacofonia del locale. E c'è Leale ad aspettarci con la macchina. C'è, perché io l'avevo mandato. C'è effettivamente Leale ad aspettarvi con la Bentley. Con la Bentley a sto giro. Io me la faccio a piedi. Devo andare a recuperare il mio cane. Che cane? Vuoi che ti accompagniamo? Dai, caschi male. Secondo me non lo trovi. Non credo che sia saggio separarsi in queste notti, soprattutto al mondo. Vuoi che allora ti accompagniamo a recuperare Lexi? Sì, decisamente. Quindi andate a recuperare Lexi, sì. Vi spostate e io voglio chiedere, fare delle domande a Zaki. Certo. Vai, Zaki. Tu sapevi niente di antidoto? Assolutamente no. Cioè, se avessi saputo di antidoto e anche io ho parlato con la persona sbagliata. Cali, sapevi niente di antidoto? Lo sapevo che stavi sbagliando. Ma dove, vediamo dov'è il tuo cagnolino. Dov'è il tuo... Zaki, stai buono. Cioè. Cali, dimmi. Sapevi niente del tuo sire? Ma se io lo odio. E dov'è che lo odi di solito? Ragazzi, è troppo lunga, ma sarebbe perfetta per la descrizione della live. Dov'è che lo odi di solito? Faccelo vedere su questa bambolina. Meglio, dove lui odia te di solito, così lo troviamo. Io lo odio tendenzialmente un po' ovunque, però... Scelta una persona sbagliata. È da un po' che non lo vedo, anzi saranno anni che non lo vedo. Era già stato, diciamo, messo un po' in disparte dalla vita sociale e politica. Ricordo che il memoriam lo potete usare in qualsiasi modo. Sì, ma il memoriam mio al tempo ci avevano detto che per l'appunto era strano che venisse una progenie di antidoto perché non erano invitati.
Fanno notare dalla chat che c'è un forte rumore di tastiera, mi sa proveniente da... È lì. Riesci in qualche modo a sistemare il gain del microfono? No, è impossibile. cosa sta picchiando sulla testa? La sento attraverso le cuffie, fai conto. Mamma mia. Sta giocando a Overwatch, sto solito. Ah, minchia. Cioè... Però lei gioca a Overwatch cattiva. Sì, cattivissima. Ok. Quindi dal posso... stava venendo già allontanata. Già sette anni fa, quindi diciamo che Antidoto è sempre stato un po' un enigma che nessuno voleva risolvere. Lo vedevo sporadicamente, quando lo vedevo litigavamo, ci azzannavamo, ci picchiavamo, lui mi picchiava, mi buttava dentro nei posti bui, allora io poi urlavo, lui urlava, tutti e due urlavamo, era un po' un casino. Che cazzo di rapporto? I grandi rapporti tra Malcadia. Noi saremo brutti in culo, amico. Siete veramente degli schizzati del cazzo. Vuoi una prova? Ti urlo in un orecchio? Se tu lo fai, io faccio una bella fotina. Ti controllo le tasche, Robin. Non c'ho niente in tasca. Ti controlli le tasche? Sì. Ok, ti controlli le tasche. Finalmente troviamo l'indizio principale della trama, che era nelle tasche di Claudio tutto il tempo. Dentro le tue tasche è infilato, tutto stropicciato, trovi un fogliettino, un volantino di quelli stampati malissimo, probabilmente in una brutta copisteria. Come? Da dove è uscita questa cosa? Stai cercando le droghe, non hai trovato le droghe? No, ma non è tuo, ragazzi, non è tuo. La giacca è quella del mastino. È del mastino, certo. Ma io avevo già controllato le tasche. No, avevi controllato le tasche interne, non le tasche esterne. No, c'è fuori cosa, c'è fuori putrella. Per le tasche esterne, che sono grosse. No, Sì, ma ce l'hai messa dentro, non è che hai controllato le tasche. Putrella è rimasta alla disposizione. Tu l'hai messa dentro, mentre ci ha cagato anche sopra il volantino. No, sono puliti i gatti. È vero, esatto. Dammi putrella un secondo. No, sto cazzo ci do putrella. Nessuno si fila di Zacchi, strano. Ok, effettivamente, tirando fuori putrella, rivedi anche questo fogliettino che è stampato male, di quello che diresti essere un invito a un rave party. Guardo l'indirizzo. Certo, perché c'è proprio specificato l'indirizzo sul bianco. Per i rave party illegali, no? Per rave party illegali di qua. E come faccio a capire dove devo andare? Magari c'è un QR code. È troppo evoluto. Però è carina l'idea. Devo ammettere. Giocherà. Ok, guarda, dov'è che dice? Cioè, find Jericho, vai. In realtà sembra essere quasi cifrato dove andare. Do la soddisfazione, Tia, per una volta. Dai, vai, dimmi. C'è scritto: rave party, prossimamente, ogni mese, nel verde del Lambrusco. Ma come cazzo scrive la gente in sta cazzo? Tiro di intuito! No, fermi, voglio vedere se Tia ci può arrivare. Ah, ripetila Tia, scusami Luca, ripetila. Ragazzi, è il Parco Lambro, su via. Sì, reparti. Dai, cazzo. Ogni mese. Volevo fare una roba semplice al volo che non rompesse troppo i coglioni. Bastava Lambrusco. Il verde Lambro. Del verde del Lambrusco. Il verde del Lambrusco. Parco Lambro, cioè, sì, ok. Perché devi specificare? Volevo dare una piccola gioia a Tia facendo risolvere un mini enigma così al volo. Palle, neanche difficili li fai. Ma no, ma non mi piacciono. Non ti lo parlo sai. Più. Bella e poi sono... Avrei dovuto googolare, avrei cercato. Comunque, viene specificato quindi che questo volantino che avete trovato. Cosa fate? Dove andate adesso? A Parco Lambro.
Stavate andando al castello sportesco prima. Beh, arcolando. Meglio, prima recuperate il cane di... di Bulldog. No, aspetta, aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Qui assolutamente... c'è una data? Tutti i giorni. No, no, no. Che cazzo dura sarei? No, no, è ogni mese. Cioè, ogni mese. O meglio, questo... in realtà la cosa, ogni mese, quando la luna è piena. Ah, cazzo, ok. Quando è iniziato, ragazzi, era il periodo della luna, della luna gigante, se ci fate caso. È vero. Andiamoci, subito. Perché, scusate, il principe lo possiamo... perché ho avuto una visione. Lascia stare, non devi seguire quello che ti dico. Lo so, andiamoci. In manchiana okay, mi sta dicendo, ho avuto una visione, fidati. No, io esco. Per Bulldog è troppo. Bulldog, il cane c'è. Oh, si avvicina. Ma veramente ho avuto una visione. C'è. Andiamo. Andiamo. Vieni, Rexy. Ovviamente, ragazzi, niente vi impedisce di dividervi. Andiamo. Io quelle cose col principe preferisco evitarle. Io da solo dal principe. Andiamo al rave. Faccio un fallimento critico anche col principe e me lo mette nel... Dai, ci vai con il mio fratello. Con il principe qua, il bambino pronto. Andiamo. Perdonatemi, scusate, stavo leggendo cooperazione che mi hanno offerto. Loro vorrebbero andare verso Parco Lambro adesso. Mentre te vorresti comunque andare dal principe, o meglio cercare di capitare il principe? Io blocco un attimo il chiacchiericcio che si è sviluppato nella macchina, sì. No? Con le mani, aspetto finché non siano tutti dietro. C'è anche da pensare a che futuro vogliamo andare incontro nel prossimo futuro periodo. Roseo e plumbeo. Da quando qua, scusa, ci preoccupiamo del futuro? Io da sempre, Zaki. E tu soprattutto. Sei un bambino immortale, cosa cazzo dici anche tu? Il problema è che il panorama politico attualmente è scosso. Io guardo il bambino che dice queste cose qua di cazzo. Secondo me stiamo perdendo tempo. Allora, un secondo solo, parliamo un attimo a livello di... ogni tanto voi ragionate troppo con passione e non col cervello. Io penso che la sinistra di Renzi poteva fare meglio. Cose sto parlando di questo per me. Però io li lancio un po' delle pastiglie per terra. Ma lui non capisce, sono le 3 di notte come un giaguaro. Chiesto, le annuso e vado. Vai, ci sono. Guardando Artemisi faccio, ragioniamo con la testa. Perché voi sarete anche forti, affascinanti, ma non capite. Stasera c'è l'evento, questo rave che ha trovato Bulldog, che ha trovato, scusatemi, Cali dentro la borsa di Bulldog, dentro la giacca del mastino, sti cazzi nomi e cani, fallo finire, non importa, visto che l'unica sera in cui possiamo, l'unica notte in cui possiamo andare a questo evento qua col principe, ci possiamo andare anche tarda nottata o al massimo domani sera, invece questo rave party lo bruceremo. Andiamo a vedere cosa succede. Magari la luna gigante durerà circa 3 giorni. Questo è il primo giorno. Te la do come informazione extra, per quanto ne sai, Tarkali. Zaki. È eccellente, possiamo andare a trovare delle informazioni, andare a trovare qualcuno che riferire queste informazioni e tornare. Possiamo trovare dei fratelli. D'accordo, ma è appunto di questo che sto parlando, Zaki. Allora, cosa vuoi andare dal principe adesso? Io non ho detto che voglio andare dal principe, io vi sto solo dicendo che attualmente... farsi più in futuro, ma non abbiamo tempo adesso. Abbiamo tempo adesso che siamo in macchina. Allora, discutiamo del nostro futuro in macchina. Siamo persone immortali che dentro un pandino... No, siamo dentro una Bentley, Zaki. Perché è la Bentley di... la Bentley mia. Tra i 12 minuti dobbiamo parlare del nostro... siamo immortali. Io dico del futuro più prossimo, Zaki. Ma il futuro più futuro, ovvero quando troviamo delle informazioni, con chi vogliamo
condividerle con il principe o con Manuela, che mi sembra posizionata per essere la prossima regnante di Milano. Quello che stai dicendo tu è eresia, Artemis, e non voglio continuare a sentire quello che stai dicendo. Ne abbiamo un principe, oppure ce li teniamo per noi, li prendiamo, li conserviamo dentro la cassaforte. Tu sei la progenie di un anarchico. Questa cassaforte non hai, la chiudiamo, la buttiamo nel naviglio e resteranno lì per sempre. Va bene, io riferirò tutto al mio clan, Maus, al principe, finché non ho prove contrarie o dubito di ciò. Ma Mickey Mouse Manuela, Manuela finora ci è sembrata utile. Ma è un'arbia, dopo tutto. Esatto, ma non mi sembra il caso di andare a riferire a lei informazioni. Beh, però se riferiamo a lei, che è un'arbia. Ma perché stiamo qua a discutere? Andiamo a Rave, per piacere. Stiamo andando a Rave, siamo in macchina. Stiamo andando, siamo in stato macchina. Andando rave, stato andando siamo arrivati a sto Rave o no? Figa, abbiamo parlato da 2 minuti, cazzo. Siamo a Rave. Voglio chiedervi semplicemente se volete ancora discutere o se appunto... A me importa solo di trovare il maschio. Io, io voglio tastare il polso della mia poterina attualmente. Io non sono per un cazzo anarchico, se vuoi sapere questo. Neanche io sono anarchico, per niente. Il problema è che se loro abbiamo avuto Cari, 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 la marcia l'ha fatto. Se vogliamo proprio tirare una linea, Emanuela è un'arpia bruca. E i bruca quasi tutti sono anarchici, sono passati agli anarchici. È così in sintonia con quel pazzo di Cali, che è l'unico di cui dubito, però è talmente fuori. Il fatto è che... Avete preso per scontato che lui, che lei vi abbia detto la verità. Esatto. Cioè, ovvio, ci manca solo che adesso inizio anche a dubitare la terza versione di questo, dato appunto. Io sicuramente il mio stile sarà un anarchico. Cosa hai detto? Anche sì, sicuramente il mio stile sarà un anarchico. Cali, la tua unica fortuna è che il frutto dell'albero Malkavian ogni tanto cade veramente in posti improbabili. Che però non è neanche il mio stile, se ci penso, perché alla fine non è il mio stile, cioè lui è il stile del mio stile, quindi non è il mio stile. È come dire tuo nonno, capite? Avete mai letto quello? Io direi che siamo arrivati al rave. E dopo con Cali che sta facendo delle distrazioni sul fatto del nonno, del nonno vampirico, sul fatto che quindi Antidoto potrebbe essere il suo caro nonnino. Certo che Leale lascia che il suo principe, che il suo principale vada a un rave party. Sono il suo principale, decido io dove cazzo andiamo. Quello è vero, quello è vero. Purtroppo, cioè, non è che ha il potere Leale, cioè è un goal comunque, rimane un goal. Quindi vi porta Leale a Parco Lambro. Voi arrivate a Parco Lambro e avete qualche preferenza dove farvi lasciare? Cosa sappiamo di Parco Lambro noi a Milano attualmente? Ma in realtà non è molto differente per quanto ne sapete voi. Ma no, perché per via dei live che ho fatto, Luca, io c'ho tipo Parco Lambro è tipo sempre una zona no go, cioè non c'è andare, è sempre stata quello, capito? Quindi ah, okay, dai, dai, insomma... vari live, esatto. Parco non, Lambro è sempre non... fottuto in culo, non si sa come, però sempre lì vanno, quindi... Ma allora, diciamo che per quello che ne sapete voi, semplicemente è una zona abbastanza famosa per essere all'interno del territorio principalmente dominato dagli anarchici. Di presenza di lupini attualmente a Milano se ne hanno poche tracce, per fortuna. Non ci sono anche quelli. Grazie a Dio. Cioè, inquisizione, lupini, vampiri fanno vabbè, sti cazzi, eh. Sai che sono per chiedere, solo per chiederlo, ci sono tracce di... No?
Ci sono alcune tracce di lupini, ma nella zona sud di Milano, verso Pavia, non verso la zona nord, nord di Milano. Parco Lambre, essendo una zona nord, invece sembra essere abbastanza fuori da queste problematiche. Quindi vi dirigete a Parco Lambro e immagino che, essendo alla ricerca di un rave party, voi cercate della musica, delle attività. Sì. Cioè, noi, cioè, io mi affido a Kali in questo caso, perché sono fuori dal mio elemento, diciamo. Io uso bassi fondi e intelligenza, la prontezza per trovare il rave party. Vai, fammi un test. Io penso che ci sia un bordello della Madonna. Sì, 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 però vediamo, vediamo cosa. Vediamo se il test semplifica. 7 dadi. Si tira? Se tiro io dai. Dai, io tiro 7 dadi per. 7! E 2 successi. No, ragazzi, ragazzi. Cosa? Cosa ha fatto? No, ragazzi, oh mio Dio. No, ma non devi fare insuccesso per avere. È vero. Ha fatto 2 successi. Ne ha fatti 2. Ragazzi, c'è un 1 nel dado di sangue e un 1 dopo. No, non funziona così. Mi sono andato a rileggere. L'insuccesso vale se non hai fatto nessun successo. No, ragazzi, il doppio 1 no. Cosa sta dicendo? C'è una possibilità di fare un lanci 7. Eh sì, ma sai quante possibilità ci sono di fare doppio 1? Un momento. Io sono quasi sicuro. Andiamo a controllare, Nico. Magari ti ricordi giusto te, assolutamente. No, è tuo il gioco comunque sia, quindi ti diamo sempre il beneficio del dubbio, la Nico. Prove, 200, pagina 205. Allora, la fame, dati fame, critici caotici, fallimento bestiale, la difficoltà nel quale 1 più 1 appaiono sui dati fame genera un fallimento bestiale, ma successi insufficienti a raggiungere la difficoltà o superare i successi dell'avversario. Quindi in realtà dipende tutto se ha raggiunto meno i successi necessari. Ha fatto 2 successi. Scusami, in una prova, adesso io parlo da poi sei tu il master, però certo. Tu il narratore. In una prova dove ha fatto su 8-7 dadi, ha fatto solo 2 successi e in più ha fatto 2-1, di cui uno in un dado della fame. Questo poi lo considererei un successo devastante, cioè dei cazzi volanti. Il fatto è che avevo già scelto prima che era abbastanza facile come test, era molto facile. Non deve riuscire ad arrivare ai successi, capito? Avresti ragione tu. Se per esempio fosse stato da 3 successi in su il successo, però era molto facile e quindi sarebbe stato un fallimento devastante. Che, come detto giustamente prima da te, tra l'altro, fa un bordello della Madonna e quindi è facile. Ma capito, funziona così. Se fallisci la prova e hai un 1 sui dadi fame, sono cazzi amari. In questo caso, purtroppo l'ho già scelto prima, se no avrei inculato a sangue Cali, che se gli avrebbe portato della peggior situazione. In mezzo agli anarchici. In mezzo agli ciao! Anarchici. Ciao! Come in realtà lui sapesse come evitare gli anarchici. Infatti quello che fa Kali è semplicemente intuire dove potrebbe trovarsi il rave party, vedere un paio di persone in lontananza che si sono appartate per i loro fini e semplicemente risalire la corrente, potremmo così dire, per arrivare effettivamente ai party. Quella che prima sembrava una musica lontana, ma comunque abbastanza martellante, man mano sale di intensità, fino appunto a dominare. Ora, quello che succede è che voi arrivate in una zona di Parco Lambro che in realtà è abbastanza vicina, abbastanza sui bordi, sul limitare di Parco Lambro, ed è piena zeppa di roulotte che sono state parcheggiate e ovviamente la musica è altissima, c'è un sacco di gente in giro. Per chi è interessato a sapere,
ovviamente in questo caso il sangue che potreste ricavare da una stazione del genere, se non ricordo male il termine, è sangue non malinconico, l'altro cavolo, non mi ricordo mai i termini, non so se sangue alterato dalle droghe fondamentalmente. No, no, ma il sangue di base, no, la risonanza, la risonanza base, ah, la risonanza, non melanconico, ma l'altra, flemmatico, c'è molto sangue flemmatico, sebbene ci sia presenza anche di sangue più eroso, probabilmente dalle persone un po' più attive che si urlano tra di loro, che sono prese comunque dalla frenesia. C'è comunque presenza di risonanza animale, immagino, siamo un parco. Assolutamente no, il casino che è stato fatto probabilmente ha allontanato qualsiasi animale dalla zona. Okay. Infatti, tranne i ratti. Il tuo stesso cane è molto 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 infastidito. Cosa fate? Io vado... Quello che sembra essere il palcoscenico, ovviamente, la zona, alcune tende abbastanza fatiscenti sono state erette per coprire alcune zone, però per il resto il tutto è abbastanza nel buio, tranne poche zone dove ci sono delle luci, dei fuochi accesi, probabilmente in alcuni bidoni di lamiera che illuminano la zona. Per il resto è quasi... Trovo qualcuno che conosco? Mira la penombra. Al momento no, purtroppo i tuoi successi sono stati troppo bassi per capire qualcosa di più. Immaginus, ma Juno non cancellano più i successi? Assolutamente no, Imaginus. No, non è più come prima. Nessuno porta armi con sé, chiede Super Tank. In realtà Artemis non ha armi. Bulldog... Ah, ha Bulldog. Io ce l'ho. Bulldog. Sì, ce l'ho. E ha Bulldog. Kali è Kali, Zaki è Zaki. Io no. Cioè, ragazzi, non è una conteria da guerra. Cioè, giustamente anche, perché non sono dei flagelli della Camarilla. Cioè, sono una conteria da investigazione. No, io meno come un fabbro, è che non mi servono le armi. Quindi, cosa fate? Io faccio cagare. Però grazie. Io tiro 9 dadi. Mi infilo nella festa. Io cerco qualche... correlazione con la visione che ho avuto. Quale visione ti riferisci? Così diciamo a tutti, la ricordiamo un po' a tutti. Quella del fatto che io vedo attraverso un attico, verso dietro le finestre, il mio fratello che guarda la luna. Ok. Ok. La correlazione della quello che hai visto nella prima live. Perfetto. Fammi un test mentre vuoi sapere, Bulldog, tu cosa fai? Sti rave non piacciono, ecco. Assolutamente no. Per ora me ne sto tranquillo, vedo cosa fanno gli altri, aspetta un attimo. No, sai cosa faccio, Luca? Racconto a Bulldog e Artemis la visione e chiedo a loro di fare una correlazione. Sono loro quelli che hanno a investigare. Dopodiché tu te ne freghi e farai altro. Ok, quindi ti chiedo, dopo che era lo faccio io, caso, allora cosa farai tu, Kali? Ma io gli sto raccontando questo. No, ok, ma dopo cosa intendi fare? Aspettare che loro ragionino... No, sai cosa penso che potrei cosa fare, Luca, poi? Provare premonizione qua. Premonizione, quindi vorresti utilizzare il tuo potere che lo possiamo andare a recuperare a cos'era? Auspex, giusto? Auspex 1 di 100. Auspex 2. Allora, la nostra premonizione data da Auspex 2 recita così: il vampiro sperimenta i lampi di intuizione. Queste possono essere manifestazioni come paledocche, ispirazioni, inattese o persino vivide visioni. Pur non essendo mai molto precise, queste visioni possono indurlo ad allontanarsi da un pericolo o svelare una verità finora oscurata. Perché io questa visione non è una visione data, è un sogno quello che faccio di solito.
Okay. Lo faccio costantemente, quello lì del fratello che cade giù dalla finestra con dietro la luna. Va bene. Artemis, te cosa fai? Beh, io allora penso a quello che mi ha detto Cosa, cerco di vedere se c'è una correlazione. Va bene. Bulldog, cosa fai? Io dal mio grosso giaccone tiro fuori, messe dentro una di quelle buste per prove, una scarpa, quella del mio sire, e la faccio annusare al mio cane. Ok, ok, va bene. Ok, allora fammi un test eliminativo goal. Ah, mio goal può fare un test su cosa? Me lo dici? Il cane non aveva di goal, non veniva stata una caratteristica, non mi ricordo male, il manuale. Fisiche 5, sociali 1, mentali 1, riserve di dadi straordinaria, tipo... Qua indicato allerta, furtività, intimidire, rista. Dimmi te. E allora devi tirare sui valori base, quindi 0 di percezione, cioè devi tirare solo di percezione normale. Percezione. Cioè non di percezione, scusa, di autocontrollo, visto il casino. Più direi. Te faccio prima annusarla io, quindi. Quasi, tra una cosa e l'altra, non avendo specializzato il cane, è quello. Hey. In tutto questo, Zacchi, te cosa fai? Hanno due di scarpe, una a lui e una a me. Io voglio attivare la mia disciplina. Quale? Azione, fare manto d'ombre. Perfetto. Quindi quello che stavo per andare a chiedere lo chiederò solo a tre di voi e non al quarto, che è Zacchi. Mi fate un test per non farvi notare, se siete interessati a non farvi notare, a meno che ovviamente non ve ne freghi un cazzo, come immagino succederà per Cali, ma se non volete far notare la vostra strana presenza all'interno di un rave, considerando che... Devo fare il test per me e per il cane, giusto? Eh sì, sì, decisamente. Sai che io nella realtà non te ne frega un cazzo. Più che altro non ci ho pensato, perché Artemis è talmente in una situazione che è fuori dal suo comfort, okay, che non ci ha pensato. Di solito mi notano sempre, quindi. Una cosa c'è però? Prontezza più furtività? Sì. Ok, vero. Quanti successi? Ah, prima lancia. Ah, non ce lo dici, perfetto, va bene. No, ti dirò, in realtà sono 3. Tiro 4. La scarsa luce aiuta. Io faccio il fatto che la gente... Scusami, Luca, 0. Con 1 sui dadi, fai 2 di fame? No, 1 di fame. Grazie a Dio. No, non sto neanche a usare Will per ritirare, per tanto... Ah. Ok, Nico sta dicendo? Tira. Che faccio solo un tiro per vedere se mi risveglia la fame. Il cane. Effettivamente la zona... Così, il cane è fortissimo. Il cane ha fatto 5 successi. Il cane ha 5 successi, pum, via come la guilla, letteralmente. Zacchi, effettivamente te ti guardi attorno, inizi ad aggirarti, e tutta questa presenza di bene scoperto, facili da prendere, lì, pronte, alcuni sono anche addormentati sotto alcuni alberi, altri stanno ballando, altri stanno ballando semplicemente, diciamo che risveglia in te un tuo desiderio comunque di nutrirti, tu sei a 2 punti. Punti fame, giusto? Sì. Vuoi provare a controllarti? No, voglio prima di tutto, visto che ho attivato la mia disciplina, devo per forza fare un tiro di sveglio. Assolutamente. Quindi vediamo in base a quello come mi esce, se no mi ciuccerò il cane di... Ricordo che tu sei però Sandman. Sì. Quindi anche la gente addormentata, però di è vero, se non è vero, se non posso andare, però in teoria sono vegano. Diciamo che ti darebbe una macchia, non cibarti, ti darebbe solo una macchia. Adesso vediamo, un attimo che mi sta caricando Roll20 che mi si è... Sì, imballato. Sì, vedo che ti sei imballato, Fabio parlangiare, ma poi sei imballato. In tutto questo,
Artemis se ne frega, neanche prova a nascondersi. Bulldog ci prova, ma non è molto enorme. Bravo, è enorme. È il cane sta nascosto dietro di me. Esatto, il cane invece si nasconde bene. In tutto questo, Zaki... No, io non voglio nascondermi, voglio andare sul palco e fare... Fare cosa? Cosa vuoi fare? Cosa? Ragazzi, c'ho fama io. Che cazzo me ne frega? Non è disagio, guardalo. No, non lo faccio soltanto perché sennò Nicola si incazza di bestie. Mi confondo. Io no, io ragazzi no. Coerenti ti vuoi confondere, quindi non ti vuoi far notare. No, nel senso che mi confondo bene nella massa, però esatto, è sempre un test di furtività. Anche perché io sono un bambino con di fianco una guardia enorme. Cioè... Se ne frega, non volevo fare niente io. Ok, quindi te volevi fare, volevi avere quella tua visione invece, giusto? Sì. Perfetto. Dico che qualsiasi cosa non facciano i miei, cioè se vengono beccati di quanto, io non esco dalla mia oscurazione. Ok, voglio semplicemente sapere se ti nutri. È quella che è la cosa che più mi interessa. Non vedi che sto mangiando. Ah, vedi, soprattutto, come è andato? Tanto. Sale a 3. Zaki, la fame inizia ad artigliarti proprio la mente. Continui a vedere, a intuire le forme di persone addormentate sotto gli alberi, o forse neanche addormentate. Ti è difficile capirlo, però sono lì, sono così facili. Dai, facciamo scegliere al dado. 1, 5, minutro. No. Io voglio chiederti una cosa, Tecnico. Se vuoi nutrirti o non vuoi nutrirti, perché nel caso se non vuoi nutrirti, vuoi trattenerti, mi fai un test di autocontrollo. Se non ce la fai... No, perché se faccio un test di autocontrollo e vado in frenzy in un rave, non mi sembra il caso. Che merda, c'ha che l'ha intuito! Merda! 7, perfetto. Io mi approfitto. Chi c'è che sta dormendo vicino? Forse una coppia sotto un albero, difficile notarlo, sono un po' raggomitolati su loro stessi. Sono un paio di raticino. È schifo. Mi fa schifo che devo nutrirmi dagli esseri umani e non dagli animali. E mi nutro sul primo, mi voglio togliere due dadi fame. Due dadi fame? Su un unico umano rischieresti di ucciderlo, Due dadi fame? Ti prende via tre dadi fame, potresti lasciarlo con dei gravi problemi. Vabbè, è un rave, di solito i rave lasciano comunque le persone con gravi problemi. Se sono due, mi prendo un dado fame da uno e un dado fame. Ah, vuoi nutrirti da entrambi? Ok, mi fai un test. Io ho tre dadi fame, voglio rimanere con uno perché mi piace avere sempre un po' di dado fame, un po' di fame. Perfetto. Provi a... Vediamo quanto sei bravo. Mi fai un test di furtività per entrambi. Ho tre per nutrirmi. Però ti chiedo di fare autocontrollo per evitare di cibarti solo dalla vela. Quindi autocontrollo più furtività. Un successo. Ma te lo serve, amico? Che cazzo ti vedi? Uso volontà. Grande. Lo sapevo, Nico. Puoi ritirare le tre dadi. 4, 4, 3, 3, 2, 8. 8. Cioè, proprio l'otto che è uscito di fuori e ha detto, vabbè, dai. Almeno un successo glielo do. Tre dadi puoi ritirare. Altri due successi. Se usi un punto volontà, tiri sempre tre dadi. Sì, dai, ho tre successi. Fino a tre dadi, in realtà. Fino a tre. Senza... Ok. Inizi a nutrirti. Dall'altra parte, voglio capire, Zaki, tu allora usi per munizione? Non è Zaki, è Kali. È Kali, scusa, regata, vaffanculo. Ragazzi, Kali. Cazzo di nome, Zaki e Kali, cane. Zaki e Kali al Grand Hotel, porca. Perché mattini invece sono un po' più riconoscibilissimi. Assolutamente sì, uno è un cane diverso dall'altro. È perché invece Zaki e Kali, che cosa cazzo sono?
Hanno tutte e due la capa? Ma che cazzo ne so, siete uguali. Che stai dicendo? Allora Mastino hanno tutti e due scodinzolano, che cazzo di... Comunque sì, faccio premonizione. Tu ti stai nutrendo. Cali, tu stai dando invece premonizione, giusto? Sì. Perfetto. Mi devi fare un test di fermezza più Auspex. No, aspetta, solo un secondo, una regola. Sono fatti o no questi? Assolutamente. Perché sei dadi. Sono cazzi serissimi. Eh certo. Infatti, infatti, Nico, appena torno da te e ho fatto gli altri, vediamo che cazzo hai. Beh, nel senso, sono uno sferato, un nerd strafatto di droga. però, probabilmente potrebbe aiutarti. No, no, è vero, non è melancolico, che quindi aiutarti nell'oscurazione, purtroppo. Perché, spiegazione piccola per la chat, in Vampire, il nuovo Vampire, le varie risonanze, l'avevamo già accennato, ogni risonanza delle quattro principali messe potenzia un tipo diverso di discipline. Cioè può potenziare alcune discipline. Oscurazione, per esempio, può essere potenziata da un sangue melanconico. Esatto. E rendere più potente il suo utilizzo. Quindi fammi il test, Tia. Fatto. Non lo vedo. Tia. 1, 2, 3, 4. 4 successi. Ok, lo vedo adesso. 3, 4 successi. Ogni volta che il narratore lo ritiene presente, il potere offre al personaggio un fulmineo suggerimento che lo aiuta in qualche modo, facendogli trovare un indizio che gli era sfuggito, salvandolo da un pericolo, che si manifesta sotto forma di un'improvvisa visione di se stesso che cade in trappola, di un invitante bagliore rosso sulla seconda svolta destra durante il seguimento di un breve lampo che rivela lo scheletro sotto il pavimento dell'edificio del principe. Il potere concede sempre al narratore la facoltà di velocizzare lo svolgersi della storia, di indirizzarla sul binario desiderato. Ora, tecnicamente il vampiro può anche ottenere volontariamente una premonizione concentrandosi su un oggetto ed eseguendo una prova di risveglio anche di fermezza più alto. Quindi la può usare anche in qualche modo per avere un'informazione rispetto ad un oggetto specifico. Tia, o meglio, Cavi, tu ti stai guardando attorno. Quando nuoti nella massa, come se fosse illuminata di luce propria, in una maniera quasi celestiale o stramba, dipende come la vuoi intendere, vedi avvicinarsi verso di te Teresa, una anarchica che tu conosci. Ok. No, ok, ok, un cazzo. Dall'altra parte, ma è la visione. Io, allora, la visione? Io non ho fatto successi perché non ho tirato niente. Raga, ma è la visione questa. Aspetta, aspetta. Tia, tu hai fatto 4 successi. Un punto successo sì. Te l'ho usato per individuare un elemento, un indizio nella massa. Ah, ok, va bene. Quindi un elemento l'hai usato, ne mancano ancora 3. Ok. Quindi io non ho tirato niente perché, come avevo spiegato, Artemis non è abituato a queste situazioni. Ok, la furtività quindi... non lo è. E soprattutto è un bambino con di fianco un leale, vestito bene, a un rave. Dubito che sia fattibile quello di passare inosservati, per così dire. Quello che volevo fare prima di tutto è dovevo tirare per quella cosa che mi ha detto Cali. Sì. Che non so cosa devo tirare. Non so se fosse intelligenza più intuito, intelligenza più investigare. Investigare. Intelligenza più investigare, direi. Ok, quindi sono... O no, intuito in realtà, perché non hai molti elementi. Cioè, stai andando proprio per intuizione. Almeno. Certo, io ho la specializzazione in intuito. Quindi, 7 di 10, che mi dà 8 di 10, giusto, il fatto che ho la specializzazione, mi dà un dato in più. Un di 10 in più, quindi 8 di 10 in totale. E ho fatto 2 successi, che roba bella. Buono. Uso un punto volontà. Guarda, proprio perché sennò fa cagare sta cosa. Perfetto, fantastico, non serve un cazzo. 2-3-3. Quindi 2 successi sull'intuito. E sì,
mentre tutti gli altri fanno le loro cose, io comunque voglio fare, cioè io ho sempre attivo, perché è passiva la cosa, percepire l'invisibile col mio Auspex 1. Ok. Che praticamente è un tiro di o prontezza o fermezza più Auspex, sì, contro chiunque di oscurato che tira ovviamente la sua prontezza più oscurazione o prontezza, certo, più o fermezza più oscurazione. Si sa mai nella vita, è un tiro contrapposto in teoria, per vedere se li vedo, se c'è qualcuno. Dovresti, prego, dirmi tu di tirare alla cieca e poi... Fanculo. Poteva... Che non è un gran tiro il mio, però è lì. Vai tranquillo, io ho 3 di 10. Lui ha fatto uno sulla... Sì, però ha fatto 2 successi. Ma se tu gli fai più successi di lui... Devo farne 3. Devo farne tre. Guardi che puoi spendere anche un will per fare un successo automatico. Ah, pure te, bravo. E il dado fame... Nulla, e il dado fame è un 1. Porca puttana, cioè, quanto hai di fame? Non c'è il doppio 1, io ho 2 di fame. Bene. Male, molto male. Tra l'altro, Musi, mi fai la prova di risveglio per vedere se aumenta la fame? Non serve la prova di risveglio, no, per Auspex, è passivo. Auspex 1 è passivo. Perfetto. Appena tu attivi il tuo potere, ti guardi... No, è sempre attivo in realtà, Cioè, dovresti ricordartelo tu di farmi tirare, questo, per questo te lo stavo ricordando. I sensi valori si sincronizzano nelle dimensioni al di là della sfera, costo gratuito. Ogni volta che qualcosa di soprannaturale si cela in piena vista, il narratore esegue di nascosto un tiro di protezione. Vedi, è quello il problema, capito? Dovresti ricordartelo tu, però è un casino ogni volta. Sì. No, vabbè, ma ci sta. In realtà, appunto, mi ricordavo della vecchia versione. E... Beh, posso... Quindi in realtà non dovresti riservi i dadi protezza più Auspex o fermezza più Auspex, ma in realtà è la tua contro la... E poi è tipo prontezza o fermezza più oscurazione dell'altro, è sempre quello. Quindi ovviamente uno con oscurazione più alta ha più possibilità di passare. Artemis, sei con Leale? Sì. L'ho detto prima. Tu ti guardi attorno e senti, cioè cerchi di sincronizzare i tuoi sensi per percepire tutto quello che è attorno a te. Tra l'altro forse c'è anche Bulldog che ti sta chiedendo anche che cosa... Stai notando qualcosa, stai vedendo qualcosa... Sì, probabilmente c'è anche Kali che mi sta spiegando tutto il suo cazzo di sogno, io non gli sto dando così tanto credito, quindi in realtà è per quello che ho fatto 2 successi e basta. Che sono ancora lì fermo a aspettare di annusarle. Aspetta, credo che in questo momento succederà un pelo casino. Vabbè, aspettiamo. Ok, toccava a te adesso, però... Artemis, tu ti guardi attorno ed è come se sincronizzassi i tuoi sensi verso l'ambiente intorno a te. C'è un solo problema: appena inizi a farlo, la musica ti aggredisce, il volume della musica ti aggredisce, i lampi di luce improvvisa di alcuni... Intermittente, eccetera, sì. Intermittente, ma soprattutto anche i barili in lontananza, in qualche modo li percepisci come il calore, questa cosa un po' ti preoccupa, ti spaventa, questa cosa fa iniziare a insorgere dentro di te la bestia, che... Non è quinta, non è assolutamente quinta, e semplicemente non fai un casino, ma in questo giro la bestia si lascia più che altro andare a un istinto di paura, di timore verso quello che c'è attorno. E Artemis, senza pensarci, usi i tuoi doni di Caino della velocità e ti sposti. Molto velocemente. Parecchio velocemente. Devo fare una prova di risveglio. No, perché okay. Ti sto costringendo io a farlo. Posso fare una prova di autocontrollo? No, perché è un successo dopo questo turno. Cioè, tu improvvisamente svanisci. Faccio tipo pop! Ma è un fallimento bestiale questo. No. È un fallimento. È un fallimento critico, ma non è bestiale fallimento... perché ci deve essere il doppio uno, giusto? No, è un fallimento bestiale, cioè tu stai proprio scappando, dice che te la parlo di violenza verso tutti attorno. Lo faccio in maniera bestiale, quindi... Sto tirando via dalla situazione, cioè stai... Sì. Contro la tua volontà, scappando dalla situazione. Quindi tu ti allontani il più possibile dalla situazione come spaventato da tutta questa
cacofonia questa presenza di persone. Quindi faccio 50 metri da qualche parte. Ti allontani improvvisamente e io ti costringerò adesso un'altra, perché ricomparirai, ma vicino a forse alcune persone che bestemmiano, imprecano, difficile capirlo, quando improvvisamente gli compari vicino. E soprattutto quando compari vicino a loro un bambino, un ragazzino ben vestito. Ti chiederò di farmi un test di autocontrollo. Perché in questo momento... Autocontrollo più? Autocontrollo puro. Puro? Solo tre dadi? È brutto, fa lo stronzo. Due successi. Cazzarola! Vuoi trattenerti dall'aggredirli? Ma sai che io ho fame? E ho già attivato velocità perché me l'hai attivata tu. E io ho predatore. Sì. Cioè, non possiamo andare un cazzo di rave e andare a fare: oh ragazzi, siamo vampiri, uè, buttiamo la gente. Quanti sono quelli che c'ho attorno? Perché da lì dipende la mia decisione. Aspetta. Perché l'autocontrollo ce l'ho. No, hai preso una coppia di... Ma sono due tipi che stanno fumando. Che stanno facendo perfetto. I cazzi loro, avevano una birra in mano, stanno perfetto. Li meno come dei tamburi. Ok, facciamo una prova semplice, non c'è bisogno di fare una serie di combattimenti. Ti chiederò di farmi un test semplice, è una delle modalità del nuovo Vampire. Il nuovo Vampire propone delle modalità più narrative, più veloci, questo lo spiego anche alla chat, che possono essere tiro singolo per risolvere l'intera situazione, se non è particolarmente complessa. 1-2-3, mi sembra che è chiamato proprio così nel manuale, nel senso una sequenza su tre fasi e basta. Entro tre fasi si scopre quanti successi sono ottenuti, quanto è andata bene. Per la situazione attuale credo che un singolo successo funzioni, cioè un singolo tiro, un singolo test vada tutto bene. Il tuo è Rissa. Rissa, io te la dico, per me è Rissa più destrezza, perché io sono piccolo, però mi hanno insegnato le arti marziali, tra virgolette, perché io ho in combatto in specializzato. Sono specializzato in proprio. Vabbè, vai piccolo combattimento. Jet dei poveri, vai. E mi hai attivato velocità. Che dura per la scena. Ok. Quindi sono 10 dadi. 3 in rissa, 3 in destrezza, 3 in velocità più 1 della specializzazione. Io voglio vedere se fai troppi successi. Ah sì, non me ne frega un cazzo, io c'ho predatore come cosa. Però l'omicidio di una persona è comunque una macchia. Al parco Lambro dagli anarchici ci può stare. No, una macchia per te. Sì, più o meno. Vai. Dipende quanto sono umano, io ho 6 di umanità. Non sei per un cazzo sulla buona strada. No, per vabbè. Niente, esatto. Perché sono un bambino che si lascia andare alle sue pulsioni, va bene? Tira. Allora, abbiamo fatto 1, 2, 3 e poi a 7 successi. Li meni come dei fottuti. Proprio, mi presento e faccio: mi dispiace, siete stati scelti dal caso. E poi li meno. Loro non capiscono cosa sta succedendo, non se l'aspettavano, iniziano ad essere colpiti a ripetizione. Uno prova a urlare ma lo colpisce alla gola senza pensarci, soffocandogli. Uno prova a schiantarti la bottiglia di birra in testa, ma riesci facilmente a deviarla. Dopodiché gli sparisci, gli arrivi là dietro e gli squarci la gola, da cui inizi a nutrirti. L'altro, preso dal panico, se la fa sotto. Cerca di scappare, ma senza problemi lo raggiungi, lo colpisci da dietro sul ginocchio. Sì, sì, hai presente Sherlock Holmes? Tipo, sì. Colpo alla carota. Io sono impassibile, no? Devi fare... Assolutamente. Quello cerca di girarsi, tu gli sei già dietro, colpo sul ginocchio, lui cade per terra, dopodiché calcio preciso sulla mascella e lui sviene, si spezza la mascella. Ed è la tua mercè. Credo che tu possa ridurre senza grossi problemi. Di 2 la fame. Due, arrivare a 0. 0? Fantastico! Ti nutri fino alla morte di essere. Sì, sì, ok, vado a 0. L'unica cosa, io ti do 2 macchie per questa porzione.
Va bene. È sì, molto propensa alla... segna le macchie sull'umanità. Per capirci, ragazzi, devi segnare le macchie sui pallini dell'umanità. È come se subissi dei danni alla tua umanità. Alla umanità, quindi vale a 4. Non scende. No, al contrario. Cioè, tu, aspetta, da 6, meno 2, sì, vai a 4, è vero. Che però possono essere tolte le macchie, volendo. Sì, diciamo che... Quindi metto una doppia spunta sui due pallini. Sì, perché diciamo okay. Che il vampiro, se si redime, può cercare di evitare di cadere troppo nella sua perdizione. E dopo aver fatto tutto mi pulisco con un fazzoletto bianco. In tutto questo, ritorniamo dall'altra parte. Artemis è sparito, Leale sta correndo per cercare il suo padroncino. Signorino, dove cazzo? Non di nuovo! No, si allontana in silenzio, cioè proprio si gira e inizia a correre. Proprio come se te l'aspettasse. Zaki in un angolo si sta nutrendo. Cali è preda alle visioni. Bulldog, tu hai due scarpe. Posso sniffarmi le scarpe? Con due scarpe in mano, una la do al cane e l'altra la sniffo io, vediamo se troviamo tracce dei vai. Del mastino. Allora, sono andato a vedermi, devo tirare allerta. Sai cosa? Che tu hai... ragazzi, ma io ho 10 per menare le persone, quanto sono cattivo come bambino, scusa. È fantastico, devo tirare 4 dadi con brutta merda. Ti sei specializzato a merda. Il cane fa un successo. Ok, diciamo che almeno non inizia a mangiarsi le scarpe. È addestrato. È addestrato. Annusa. Esatto. Mentre io ne tiro 7. Vai. C'è quell'uno e poi sei ci sono successi. Vari. Non importa. Ci sono due. No, quanto fame hai? Ho fame 1. Cazzo! Ah! Va bene. Quindi... Che cazzo ci ha visto il principe in noi? Diciamo che... Che pressioni politiche gli hanno fatto? effettivamente. Ok. La traccia è... lievissima, proprio molto 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 debole, però ti sembra di percepirla, Bulldog. In quel momento sì, ti sembra di percepirla proprio in questa zona, senza avere una direzione ben precisa, ti sembra di avere come una sua percezione. Ma cioè, mi porta in una direzione, viene da qualche punto in particolare? In realtà è proprio un po' intorno a te, è come se il mastino si fosse mosso intorno a te. Però diresti che supera quello che è il palcoscenico, va oltre e va in direzione nord. Vado, sì. Sì, in direzione, non vorrei dirti una data. Scusa, in direzione ovest. Direzione ovest. Mappa di Milano verso destra. Tu sei Parco Labro, qua è Milano verso ovest. È proprio lieve, però col tuo 6 successi, cazzo. Verso destra, sulla mappa? Sì. Quindi verso est. Sì, diciamo che va verso Segrate. Quindi verso est. Verso est, scusa. Non sono confuso. Ok, allora, ovest. Io non vedo nessuno dei miei se non quello là che si è buttato in mezzo alla folla. No, in realtà c'è Kali a fianco te che sta indicando una tipa. Dopodiché, Kali, tu guardi verso Bulldog e alle sue spalle vedi come lontananza un sottile, come posso dire, è come se un raggio della luna, ovviamente... è chiaramente dovuto alla tua follia totale, un raggio di luna comunque colpisse un punto anch'esso a est. Ti è difficile vederlo da lontano, ma è come se puntasse verso est. Vedi questo come fascio di luce lunare che per pochi istanti sembra andare verso est. Ok. Dopodiché
ti si avvicina questa ragazza. È una ragazza parecchio giovane. Parecchio giovane e abbastanza vestita da reparti, direste, comunque, ma non in maniera esagerata, nel senso che ha comodi abiti per ballare, ma non ha niente di esagerato nel suo aspetto. L'unica cosa di particolare che porta con sé sono al collo una serie di monili, potresti dire. Monili di le più disparate culture, le più disparate religioni. Alcuni ebraici, cristiani, islamici, altri probabilmente wicca, i resti. Un banalissimo acchiappasogni della tradizione dei nativi americani. Cioè, veramente è una cornucopia di cianfrusaglie, gingilli. Ti vede, ti sorride e fa per abbracciarti. Contraccambio. Subito. Le tocco il culo, era la risposta giusta di Cali. Lei ti abbraccia e nell'orecchio ti dice: lo sapevo che saresti tornato. Lo sapevo che saresti tornato da lui. Da chi? Ti ride in una maniera molto giovanile e ti guarda, mi prendi in giro, lo sai da chi? No, lo sapessi non te l'avrei chiesto. Nello stesso momento altre due figure, un uomo di probabilmente bianco di latte o caldo. No, assolutamente no, un uomo di colore molto alto, allampanato, con vistose macchie bianche sul volto e sul collo, come di un problema, come se avesse avuto un problema sulla pelle, insieme a un uomo che potreste dire che è più vicino a un camionista come aspetto, come tenuta, a una giacchetta in jeans smanicata, ha una camicia di flanella di abbastanza semplice ma molto sporca, si avvicinano a Bulldog. Ok, mentre me ne sto andando? Sì, mentre te ti stai allontanando, si avvicinano a te, e ovviamente non sono così distante da Teresa e da Cali. Ma è ovvio, Cali, come tutti i suoi figli, stai tornando da lui. Lo vuoi incontrare? No. È che ho lasciato il bambino psicopatico nell'altra giacca. No, io sono dopo che c'è Rave. Tra l'altro, test contrapposto per me e te, Zacchi. Grazie. E te pareva. Oscurazione più furtività. Vabbè, dai, sono sgrappato almeno questo. Lei non è scema. E io ne ho 6. Uguali, cazzo. Due successi per il master. Vai, Zaki, vai. Vediamo se mi rimani nell'ombra. Cazzo. 1, 2, 3, 4, 5 successi. Zaki za ninja. Zaki za fucking ninja. Infatti tu, Zaki, vedi tutto questo da fuori e percepisci, ti sembra anche di percepire con la coda dell'occhio come se la ragazza che sta abbracciando Cali si volti nella tua direzione per un istante, ma subito dopo ritorna a concentrarsi su Cali e gli prende il braccio, gli prende il polso e dice: ma senti, vuoi che ti accompagni da lui? No. So che sei stato qui altre volte, non so che sei pronto per diventare uno dei nostri, magari anche il tuo amico. Che ne dici? Io ce n'ho ancora due di amico. Guarda Bulldog. A me non vede. Luca. Finché quelli là non mi vengono a prendere di forza, io
No, cazzo, lì c'è ancora due token. Sì, due token. Valuto se la strada più giusta sia andare con lei oppure no. Provi un moto di fiducia nel successo se la dovessi seguire. Vado. Adoro questa roba che puoi usare i successi poi per continuare a andare. È molto carina ed effettivamente, come viene spiegata esattamente il manuale, è un modo per semplificare e velocizzare la è fantastica perché, perché proprio rende perfettamente l'idea del malcavo che ha le tipo, intuizioni, esatto, va con la corrente perché dice che va bene. In tutto questo lei si volta verso Bulldog. Anche tu vuoi incontrarlo? Ma io sto andando via da due ore. No. Loro, i due si sono messi davanti a te. Io Bulldog. Gli dico levatevi dal cazzo. Io ti guardo e ti dico: non si vede nulla, Tia. Cioè bravo. Ho annuito. Ma ragazzi, io appena sentito la traccia, ho preso, sono andato. Io non capisco come mai faccio a essere di fianco a Tia. No, semplicemente perché stavo andando per turni. Tu hai sentito la traccia, ok, vorrei andare, sono comparsi i tipi, è tornata Tia. E cioè, adesso ripasso a Zaki, cioè semplicemente vado avanti così. E quindi, tecnicamente, i due tipi si sono messi non per bloccarti, ma semplicemente ti stanno studiando. Ma tra l'altro che il tipo con un permesso con il tipo di colore, quello allampanato molto alto, le sue macchie bianche, passandoci vicino, perché in realtà io immagino che tu li stai, cioè stai passando in mezzo a loro fregandotene. Sì, se si mettono davanti li guardo e dico, si sono messi ai tuoi due lati, ma non ti stanno impedendo di passare. Bene, allora li guardo e vado oltre. Passando a fianco a quello con le macchie bianche, noti che sono come con una leggera, lieve peluria biondiccia, biancastra, sul lato del sul che ricopre queste macchie bianche. Proprio disgustoso. Scusa, Nico? No, sembra sempre una roba disgustosa queste macchie bianche. È un pochettino, non è assolutamente una cosa buona. E quindi lui fa per passare oltre. Teresa sembra non preoccuparsi di tutto questo e contenta dice: ma quindi siete solo voi due? Mi sembrava di aver visto come un ragazzino prima, ma forse la mente mi ha ingannato. No, lui va a farsi giri spesso. Dannazione! Vedi che ti fa un cenno come di comprendere, dopodiché guarda un secondo dietro le tue spalle, fa un altro cenno e per quello ti colpisce sulla testa. Semplicemente ti prende per il polso e ti conduce, facendo cenno anche a Bulldog. Non preoccuparti, e questa mi dispiace, è una citazione che devo fare. Vieni. E ti invita a seguirla. Off col cazzo. Buona. No, grazie. Però sta andando nella direzione dove vorresti andare tu. Ah, sì? Stranazione. Sì. Stranamente, oserei anche dire. Stranamente. Strano. Vieni con noi, ci manca il cane. Seguo un po' malfidente, guardandomi un po' intorno se c'è altra gente che ci segue. Tuo malgrado. No, ti sembra che vivendoti no, tuo malgrado allontanandoti tuo malgrado, c'è solo malgrado. Muovendoti, allontanandoti, non noti nessuno, o meglio, Zaki, tu li stai seguendo? Io sì, li seguo. Ok, quindi dietro sempre senza farmi vedere un cazzo, eh. Mentre in tutto questo accade, mentre si sta finendo di nutrire un certo Artemis, che non è stato purtroppo ancora trovato dal suo amico leale, sente però una voce insieme ai passi di almeno altre due persone che si avvicinano
Ah, un ragazzino cattivo abbiamo qui. Pensavo che quei finocchi della torre fossero in grado di trattenersi ed evitare casini. E mentre questo accade, che vuol dire finocchi? Immaginavo, ovviamente ti giri, vedi questo, quello che ho detto prima, questo camionista, questo burbero camionista, che probabilmente è lui che ti ha parlato, mentre alle sue spalle questo uomo di colore allampanato con queste macchie di, con queste macchie bianche, e intorno a lui una torma di piccoli topi, però che il pantegane sono... No, sono piccoli topi, sono topi bianchi diresti, però non sono quelli da laboratorio, sono normali ratti, mettiamola così. Però sono bianchi. Bianchi, esatto. Albini. Okay. Ratti albini proprio, che sciamano intorno a quello, e una terza figura con una mazza da baseball, con infilato in alcuni chiodi nella mazza, si... volta verso di te, e questo qua anche sembra invece essere anch'esso un ragazzino. Ma questa sarà una scoperta della prossima sessione, dove scopriremo... Mi sembra l'episodio proprio di Umbrella Academy dove arrivano i tizi nel... nel coso dei donuts, no? Ma questo lo andremo a scoprire una prossima volta. Detto questo, voglio sapere un'ultima cosa. Tia, tu hai gregge, giusto? Sì. Gregge a quanto? Che lo avesse preso alto, tipo 2, 3. Botto di roba, ma tanto non li sto usando. 2? Ah, ok. 2? Perfetto, sono drogati secondo te? Sono a voglia, sì, sono il gregge di malgrado. Che siano drogati è tipo necessario per entrare nel gregge. Ti dico, in questo esatto momento, il tuo gregge probabilmente è drogato? Sì. Tirami un singolo da 10. Vai, Edo. Vado io. 3. No, niente. Cosa? Vuoi spendere volontà per ritirare? Assolutamente. Potresti spendere volontà. Tanto si ricarica il prossimo giro? In realtà si ricarica più o meno un punto volontà, mi pare. Ok. Vai, spendi. Sì. 5. È 2 in più, È 2 in più. Quello che succederà è... lo andrai a scoprire chissà quando. Ma ragazzi, credo che siamo arrivati anche alla fine di questa live. Bravo Luca, l'hai fatta attraccare in perfetto orario. Sì ragazzi, cioè io sono stato perfetto, proprio mi sono adagiato perfettamente sull'orario, cioè, tipo Pirati dei Caraibi, quando arriva che la nave sta affondando e riesce a mettere un piede sulla banchina e basta, a posto. Ma è scappato Tia direttamente. Si è trasformato in una zucca, mezzanotte, via. Minchia, veramente, la zucca. Ragazzi, detto questo, spero che questa sessione vi sia piaciuta, spero che stia piacendo ovviamente a voi, pubblico, e anche a voi, giocatori, con questa nuova edizione di Vampire, con tutti i suoi poteri abbastanza particolari, e ovviamente, per quanto riguarda Kali, ha preso del sangue e si è nutrito di sangue flemmatico, quindi potresti usarlo... Zaki, madonna, scusa. Io. Zaki si è nutrito di sangue flemmatico. Mentre, quanto riguarda invece Artemis, si è nutrito di sangue. Non si dice eroso, ma c'è un altro termine. Comunque è quello. Secondo me, io sono anche un po' drogato in questo momento. Ovviamente, entrambi avete quella caratteristica. Le andremo a scoprire la settimana prossima in che cosa... Gli XP non ci sono in sto coso, perché lui non ce li dà, Araldo. La realtà è questa. Abbiamo fatto 3 sessioni e non abbiamo ancora visto un PX. Esatto.
Vogliamo i PX, vogliamo. Bene, ragazzi, ragazzi, settimana prossima vi darò i PX. Grazie. Va bene, così vi faccio contenti, merda. soliti farmatori di PX. Oh, io qua devo alzare la rissa per menare tutto il circondario, scusa. Io voglio arrivare almeno ad Auspex 6. Imaginus, bravo. Titolo della live, discoteche psicopatici e rave lunatici. E non lo so, secondo me la fase migliore della catchphrase migliore della serata è stata tu dove lo odi, cioè oggettivamente il dog è stata bellissima, tu dove lo odi. Di solito. Voglio specificare, magari ogni tanto capita qualcosa di particolare. Comunque ragazzi, grazie mille per averci seguito in questo live, spero che vi state divertendo. Personalmente io sto adorando questa nuova versione di Pampal, molto veloce, bella. Molto più semplice, molto più gestibile, soprattutto in fasi narrative necessarie per buono. Andare oltre, esatto, che porta anche a una marea di casini appena si iniziano a tirare risultati che implicano i dadi fanno. In quei momenti iniziano a succedere casini. Ma devo sono che cazzo quei casini veramente, veramente interessanti per rendere variegato il gioco e dare proprio la natura lunatica e totalmente dissociata dei vampiri. O di chi combatte la propria natura vampirica. Alla fine, Bulldog e ovviamente anche Kali, solo che Kali ha un po' di sua linea di pensiero. Bulldog è una persona che cerca il più possibile di mantenere sotto controllo la bestia, a differenza di un Artemis, che invece, quando serve, lasciarla fluire non gliene frega troppo. Quelle due macchie saranno importanti perché eventuali altri crimini morali potrebbero portare Artemis a rischiare una perdita ulteriore di umanità. Più l'umanità cala, più diventa difficile svegliarsi, utilizzare parvenza di vita, rapportarsi con le persone. Che Artemis prede, già non lo sa fare di esatto, suo. Già non lo sa fare di suo. E diventare sempre più prede della bestia e diventare sempre più affini alla bestia. Cioè pensate, Artemis, l'uomo composto, il ragazzo composto, è molto più vicino alla bestia di Bulldog. Che diciamo si circonda di animali, se ne nutre, cerca solo di utilizzare loro. E perché non ha animali da cibo? Secondo me gli animali sono molto più umani di molte persone, tipo Artemis. Bravo, sì. Bravo. In realtà l'uomo. Non ci sei molto lontano, Ma no, assolutamente no. Ragazzi, mezzanotte 03, io avevo promesso a Nico di finire per mezzanotte, ce l'abbiamo fatta anche questa sera. Noi ci vedremo settimana prossima per una nuova puntata. Grazie mille ancora per averci seguito questa sera. Lo sappiamo, lunedì è stata una serata un pochettino particolare, c'è stata gente comunque che ha avuto problemi e che non è riuscita a seguirci in diretta perché aveva già altri impegni, ma è capitato tutto a questo giro. Da settimana prossima torniamo a martedì. Detto questo, grazie mille a tutti quanti per averci seguito, grazie mille a Nico, grazie mille a Robin, grazie mille a Edo, grazie mille a Tia, ma soprattutto complimenti Nico per tutte le robe che stanno uscendo insieme al semplice manuale base di Vampire, per soprattutto, devo dire, di tutte quelle uscite finora, schermo del narratore, che lo trovo utilissimo, più 40 pagine di suggerimenti per giocare Vampire, è esattamente quello che serve per un qualsiasi narratore che si approccia per la prima volta. Necessario. Lo schermo è molto figo, stile quello di Seven Seas, cioè con tutti i richiami di pagina, ti spiega tutto quanto, cioè come far fare i tiri, cosa chiedere, i suggerimenti, proprio utile. Infatti quello lo ritengo una dei gadget migliori proprio che potessi far uscire assolutamente per rendere il più semplice possibile avvicinarsi a quello che è questa nuova edizione di Vampire, quinta edizione. E come al solito la chiusura la lascio a Quint per questa live. Quindi signori, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, grazie mille a Nicola perché ha un miliardo di sbatti ed è comunque venuto qua a giocare, grazie mille a Naux che nonostante non abbia un computer ha voluto, non per questo, ha voluto condividere quella mezz'ombra che abbiamo avuto per tutta la live con noi attraverso il cellulare. Grazie ovviamente a Luca per averci narrato, grazie a Robin per aver giocato e grazie a me per aver pestato degli umani. Quindi ci vediamo alla prossima.
Noi, come sempre, siamo i Dice Games Italia. Lunga notte a tutti. Naux, sei disgustoso. Ce n'erano dubbi? Beh, effettivamente. Ciao ciao ragazzi.